Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è martedì 10 di agosto. In questa mattinata l'ospite di turno sarà Danilo Slokar, consigliere regionale della Lega, che sarà con noi dalle 7:30 alle 9. Dalle 9 in poi seguiremo l'inaugurazione del nuovo centro in Via Flavia, dove c'era il cantiere dell'ex Maddalena. All'ex Maddalena proprio saremo infatti questa mattina con Gianluca Paladin per seguire la nuova vita che ha quell'area in virtù del nuovo centro, con tanto di poi supermercato che sarà inaugurato proprio a partire, anzi sarà inaugurato questa mattina e diventerà operativo a partire da oggi. Andiamo a leggere la pagina meteo con la situazione generale. Nei prossimi giorni l'anticiclone di origine africana andrà progressivamente rinforzandosi sull'Italia centro-meridionale, mentre sulle Alpi in quota inizialmente affluiranno correnti occidentali che a tratti saranno ancora un po' più umide e moderatamente instabili. Per oggi, martedì 10, su pianura e costa cielo sereno, sui monti sereno al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio, con la possibilità di qualche locale rovescio temporalesco, specie nei settori più interni, venti a regime di brezza, temperature in aumento, minime 22-26 gradi, massime 28-31 gradi. La giornata più calda della settimana dovrebbe essere domani, mercoledì 11, quando cielo sarà in genere sereno al mattino, con la possibilità di qualche temporale nei settori montani più interni, venti a regime di brezza dal pomeriggio, probabilmente soffierà borino, specie sulle zone orientali, con temperature massime in un ulteriore lieve aumento. Le minime previste infatti sono 21-25 gradi, le massime però 30-34 gradi centigradi. Lo abbiamo visto anche dalla nostra telecamera, la situazione della mattina si presenta soleggiata, molto gradevole. E vedremo via via nel corso quanto sarà soffocante il caldo previsto di questa settimana di agosto, che ci porta poi alla domenica di Ferragosto, e che è stata annunciata come una delle o la più calda dell'estate in virtù dell'anticiclone africano chiamato Lucifero, che proprio dal sud del Mediterraneo si alza e arriva a colpire la penisola italiana. Andiamo a leggere adesso le notizie dal piccolo, la prima pagina che punta sul turismo, sia dal titolo che poi dalla foto che vedremo tra poco. Alberghi e bed and breakfast pieni, Trieste ritrova i turisti. Solo la riscossa d'agosto per il settore: sono italiani e stranieri, mai visti tanti ungheresi. Stanno in media 2 notti, file all'info point di Piazza Unità. Perché dicevo della foto? Perché solleva un caso: nel mio bar solo chi spende meno, almeno 40 euro. 300 cune, più o meno 40 euro di consumazione minima, è la regola introdotta in un bar alla moda di Dubrovnik: chi spende di meno non può sedersi. Le proteste non mancano, ma Tomislav Ivusic, titolare, tira dritto: chiuderei se dovessi ospitare turisti che stanno seduti per ore pagando pochi euro. La risposta del titolare di questo bar, che ha imposto un tetto minimo di 40 euro, anzi più che un tetto, un importo minimo di 40 euro per potersi sedere nel proprio locale a Dubrovnik. Gli altri titoli: Lamorgese favorevole allo Ius Soli, Salvini sbaglia l'intervista al ministro all'interno delle pagine del piccolo. Gli scenari da CEO Tappacorini, così l'industria scommette sulla crescita. La scontrosa grazia di Trieste celebrata in musica. E poi, per andare alle notizie ulteriori di cronaca, slitta l'avvio dei tamponi scontati nelle farmacie. Pontili, Moli, Piazzole, 10 giorni di tempo per le nuove domande. Buca e sporcizia sul sentiero che porta alla baia di Sistiana, e poi i piccoli amici al burlo, cani e gatti in visita ai bambini ricoverati. Lo sport con l'Allianz inizia l'avventura, l'allenatore Ciani che dice serve un'identità, la Triestina debutto in casa contro il Seregno. Ancora titoli: il re dell'etichetta tra sovrani, principi e gaffer di palazzo, lo racconta Elisa Coloni. Vedremo dopo anche gli articoli interni del piccolo. Ci fermiamo ora per una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo tra poco andando a vedere proprio gli articoli interni al quotidiano locale.
Ben ritrovati con Sveglia Trieste, leggiamo i titoli del Corriere della Sera, bar e ristoranti, le nuove regole sul Green Pass, i gestori non dovranno chiedere i documenti, la Morgese rilancia lo Ius Soli, Salvini attacca, più notizie in questi titoli, a fianco invece i danni irreversibili, ma si può intervenire riguardo gli incendi, il dossier dei roghi che stanno colpendo tutto il mondo, la foto ci porta in Grecia, poi dalla parte opposta invece le inondazioni, l'ONU e il clima, ultima chiamata per fermare la catastrofe, inondazioni, piogge, violentissimi incendi devastanti e caldo record, gli scienziati lanciano l'allarme per frenare la catastrofe. Altre notizie, Zaia, il reddito di cittadinanza così non va, il presidente del Veneto nell'intervista di oggi del Corriere della Sera incendiò la cattedrale di Nantes, scarcerato, ha ucciso un prete, era sotto controllo giudiziario, Le Pen accusa. Poi ancora medaglia d'Iraq AD Alessandra Buonanno, fisica, la regina è un'italiana. Poi una spinta sociale europea, scrive Maurizio Ferrera, è una città dove tutto è vicino, invece il titolo di Walter Veltroni. La bimba che pesava quanto una mela con 212 grammi era la più piccola del mondo, superati 6 kg, Yu Xuan torna a casa. Il ministro, lavoro pubblico più trasparenza, Renato Brunetta in questo articolo, gli aiuti del Fondo Monetario Internazionale, occasione persa invece. Le parole di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Poi il taglio alto con tennis, Sinner vince ed entra nella top 15, ma Panatta lo critica per non aver partecipato alle Olimpiadi. Il campione di nuoto Paltrinieri, fiero di me, ho battuto la malattia. Questo il nuotatore che invece le Olimpiadi le ha giocate. Andiamo a vedere nuovamente il piccolo, la pagina 2, dal porto all'industria, la regione vede la ripresa, ma c'è il rischio prezzi. Bonus di Fincantieri, Italia di nuovo credibile, Alessio Lilli della SIOT, pesa l'aumento dei costi dell'energia. Parla Farina della Orion, mi aspetto una crescita ben oltre il 5%. Draghi intanto promosso a pieni voti, è pragmatico da parte degli industriali, le infrastrutture e i piani di rilancio dello scalo nella giusta rotta, sempre gli imprenditori su come si sta muovendo il porto. Per Federico Pacorini ci sono opportunità legate al mondo delle ricerche e alle nuove start-up. Anche il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere la pioggia di fondi mai visti dal Recovery Fund. Siagri, per crescere serve più innovazione, bisogna ringiovanire la classe imprenditoriale. Parla l'ex numero uno del gruppo Eurotech e guru tecnologico, ci vorranno 2 anni per tornare ai livelli pre-coronavirus. L'intervista di Piercarlo Fiumano proprio a Siagri. Poi accanto, sesto posto in Italia per peso dei servizi digitali delle piccole e medie imprese, il boom delle vendite online. Secondo un'indagine di Confartigianato sull'economia 4.0, la pandemia sta spingendo la domanda di servizi tecnologici. Qui siamo invece ai nodi del governo, i nuovi ammortizzatori costano 10 miliardi, al tavolo con i sindacati e al Ministero il braccio di ferro sulle risorse. Le piccole imprese, per noi il piano è insostenibile. A pagina successiva, l'obbligo di Green Pass in mensa divide gli imprenditori regionali. Agrusti chiede certezze e chiede l'intervento dei prefetti, Mareschi Danieli favorevole alla misura. Su questo tema della mensa e del Green Pass, con la voce di imprenditori che sul tema dicono la propria. Poi andiamo avanti, oltre alla pubblicità, Green Pass, il controllo identità non spetta ai gestori dei locali, pronta la circolare del Viminale, verifiche a campione, Ministro Speranza, 20 milioni di certificati in 3 giorni. Nel frattempo, riguardo ai numeri da Covid, 4.200 i nuovi contagi di ieri su 102.864 tamponi, con un tasso di positività salito dal 2,8 al 4%. 22 decessi nelle ultime 24 ore, 323 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 24 in più rispetto al dato di domenica. Il generale Figliuolo, dopo Ferragosto, un piano per vaccinare quanti più studenti possibili. Ha detto Figliuolo, il governo è la terza dose, partenza
con i più fragili, tre le tappe, immunodepressi sanitari e dal 2022 di nuovo gli over 80. Questo è il hub vaccinale all'aeroporto di Napoli con le file delle persone in attesa. L'emergenza invece vista in regione con questi numeri: 10 nuovi positivi, 7 da tampone molecolare, 3 da test rapido su un totale di 1429 controlli. L'incremento positivi negli ultimi 7 giorni rispetto ai 7 precedenti da 514 a 609, più 18,5%. L'incidenza settimanale dei casi 51 ogni 100.000 abitanti, 40, stiamo parlando a livello regionale, quindi 43 nella provincia di Trieste, 33 in quella di Gorizia, 43 anche a Udine, 72 in quella di Pordenone. C'è una persona ricoverata in terapia intensiva, meno 1 il tasso di occupazione dei posti letto 0,6%, 26 invece i ricoveri negli altri reparti, più 3 il tasso di occupazione al 2% sui posti disponibili. Questi i numeri, riduzione da 26 a 15 euro per gli adulti, il costo del tampone rapido nelle farmacie da 15 a 8 invece per i minori dai 12 ai 17 anni, da venerdì 13 o da lunedì 16 agosto entrerà in vigore questa novità rispetto ai prezzi calmierati per i tamponi, lo vediamo anche dal titolo, fino a venerdì resteranno a 26 euro, problemi tecnici bloccano l'adesione al protocollo nazionale che abbassa i test ai 15 euro per gli adulti e 8 per i minori. Non verranno usati per ora i 2,6 milioni stanziati nella manovra estiva per abbattere i costi, dice l'assessore Riccardi. Operaio morto in azienda, un aiuto alla vedova da parte di Confindustria, è la notizia che leggiamo qui di spalla sulla pagina del Piccolo. La protesta poi rientrata del ristoratore No Green Pass, apparso in un locale di San Giorgio, un cartello anticontrolli che poi è stato rimosso. Andiamo avanti direttamente alle pagine della cronaca di Trieste, abbiamo detto del turismo, tornano infatti i turisti a Trieste, italiani, inglesi e tedeschi, tutti in fila all'InfoPoint. Giovani con zaino in spalla, ma anche viaggiatori organizzati e famiglie con bambini, per molti è una tappa o un punto di partenza per puntare in Friuli, Venezia Giulia e Slovenia. Il centro formazione di Piazza Unità rileva i germanofoni, ma anche francesi, spagnoli e persone dell'Europa orientale. Per tutti il kit prevede la cartina cartacea, ma c'è chi ricorre anche alle app del settore, nonché ai siti specializzati. Ci sono diverse parole, cercavamo una meta alternativa, dice Paolo Pacassoni. Siamo venuti per la prima volta a Trieste, è una sorpresa finora, l'impressione è stata subito di una bella città, sottolinea quest'uomo, questo ragazzo da Torino, chiedo scusa. Poi restiamo qui, poi andiamo a Bled, invece dice Miriam Abdullahi, che andrà a visitare poi il lago di Bled, le grotte di Postumia e anche altri luoghi. Elisa Balma, noi scout qui per aiutare i migranti, hanno scelto di dedicare parte della loro vacanza al volontariato a Trieste, un gruppo di scout piemontesi, siamo in 16, spiega questa ragazza, portavoce spontanea del team di amici, tutti dai 18 ai 21 anni, siamo venuti qui per dare una mano ad alcune associazioni che si occupano di migranti. Poi, mese eccellente, speriamo che duri, direttamente il DoubleTree Hilton che spiega con le parole di Tito De Benedetto, la guida del DoubleTree Hilton, che siamo pieni per questi primi 15 giorni di agosto, il 60% sono stranieri, soprattutto austriaci ma anche tedeschi, ucraini, qualche svizzero, il resto sono italiani che arrivano un po' da tutte le regioni, la media è di 2 notti. Alcuni allungano a quasi tutti e quasi tutti aspettano l'ultimo momento per prenotare, un'abitudine che va avanti da tempo, legata probabilmente all'incertezza delle misure che vengono adottate. Dal 20 agosto l'occupazione delle stanze si attesta sull'80%, ma contiamo di riempire anche il resto. La situazione è buona, speriamo che il passo o altri fattori non fermino il trend nei prossimi mesi. Così. Dall'albergo per noi è stato un ottimo inizio, invece direttamente commenta Lorenzo Bidoni di Hotello, l'ostello di via Val di Rivo aperto da pochi giorni. Pienone infatti per hotel
E bed and breakfast più gettonati sulle rive e nel centro storico. Molti prenotano l'ultimo momento a causa delle limitazioni Covid. Anche gli affittacamere registrano un agosto che supera le previsioni. Qui la fila all'Infopoint di Piazza Unità. Andiamo a collegarci con l'ispettore capo Monica De Mola dalla sala operativa della Polizia Locale per le notizie, le informazioni e i consigli di questa mattinata. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. La situazione è assolutamente tranquilla. Quello che voglio segnalare oggi riguarda la nuova viabilità di Via dell'Istria Costalunga che è entrata in vigore da ieri sera più o meno alle 18:30. Raccomandiamo la massima attenzione ai cittadini di guardare bene i cartelli, in quanto il punto cruciale di tutta questa nuova rotatoria è l'ultimo tratto, o il tratto iniziale, a dire la verità, di via Costalunga, quello che da via Molino Avento arriva verso la via Campanelle. Quel tratto di strada non è più percorribile verso il cimitero, ma è diventato un senso unico verso la via Molino Avento. Ci sono i cartelli, c'è la segnaletica, ma la maggior parte degli automobilisti per uso tende a mettere la freccia e voler svoltare in via Costalunga. Quindi ripeto, da via Molino Avento, strada di Fiume dove c'è l'ex Maddalena, non si può più prendere la via Costalunga per andare verso il cimitero. Bisognerà andare giù per la via Marenzi, quindi percorrere un ulteriore. Chi viene da città la trova prima, chi viene da strada di Fiume la troverà dopo. Scende da via Marenzi, trova la segnaletica di questo nuovo bypass e si sbucherà sulla Costalunga un po' più in dentro. Avremo il personale sul posto, stiamo mandando il personale sul posto in questo momento, però raccomandiamo la massima attenzione perché si rischia veramente di fare qualche frontale e non è piacevole. Ok, grazie delle informazioni che sono importanti in virtù della, poi anche dell'apertura odierna del Certo, nuovo ci sarà abbastanza centro. traffico, prevediamo abbastanza movimento. Esatto. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Proprio correlato a questo, leggiamo fra le notizie in breve. Quello che è quella che è l'inaugurazione di questa mattina. Stamane alle ore 9 parte il nuovo Eurospar nell'ex Maddalena in via dell'Istria. Si tratta della prima iniziativa legata alla riqualificazione avviata da Francesco Fracasso e quindi la viabilità, come abbiamo sentito dalla sala operativa della Polizia Locale, avrà delle modifiche per la via Costalunga. Eravamo ai titoli turistici. Passiamo alle concessioni demaniali a mare, 10 giorni per le domande, la scadenza per la consegna è il 17 agosto. Il Comune risponde alle contestazioni dell'autorità della concorrenza sulle proroghe fino al 2033, aprendo i termini per eventuali richieste alternative. Pontili, Moletti, Scivoli, Piazzole, per ora interessati 50 siti su un totale di 103. Invece, accanto un lutto, si è spenta la giornalista Cristina Visintini, lo leggiamo dal Piccolo, si è spenta ieri a 56 anni. Cristina Visintini, giornalista professionista, instancabile animatrice di tante iniziative cittadine e da anni vicepresidente dell'Associazione Culturale Le Ali delle Notizie di Ronchi dei Legionari. Una donna coraggiosa, una collega altruista, una cronista sempre corretta, viene ricordata con quella piccola foto che vediamo dal Piccolo. Condoglianze alla famiglia. Nomine nel consiglio di amministrazione dell'Amorpurgo, il TAR dà ragione al comune. Il presidente Gregori voleva ridurre da 3 a 1 il numero dei rappresentanti municipali per poter accedere all'elenco degli enti del terzo settore. Accanto leggiamo una nuova isola salvagente davanti al CEDAS di Barcola. La proposta è in commissione. Ieri l'esponente di Fratelli d'Italia ha salutato i consiglieri prima dello stop preelettorale. Al vaglio il progetto per la sicurezza stradale davanti al CEDAS. Ultima riunione di questa consigliatura, poi la sesta commissione presieduta da Salvatore Porro di Fratelli d'Italia. Per l'occasione ieri l'esponente politico ha presentato una mozione riguardo l'area antistante il porticciolo CEDAS. Chiede di costruirvi un'isola salvagente da segnalare con indicatori luminosi per garantire una maggiore sicurezza ai bagnanti e più in generale ai pedoni che qui attraversano la strada. Andiamo a vedere poi nella pagina successiva le iniziative che ieri sono state presentate al Burlo. Piccoli amici al Burlo, gli animali di casa potranno visitare bambini ricoverati. Al via oggi la nuova procedura di pet visiting, secondo regole precise.
Il direttore d'Orbolò migliora la degenza e favorisce la guarigione. Qui un esempio di due cani che hanno partecipato alla conferenza di presentazione proprio di ieri, il che porta alla possibilità di introdurli all'interno del burlo per aiutare la degenza di chi è ricoverato. Andiamo avanti con i rioni, dal tramonto all'alba. Tra cortesie e spritz e il segreto di H24 che anima Campi Elisi. Il caffè e ristorante ha aperto le porte nel giugno del 2019 e a dispetto della pandemia è riuscito a costruirsi una clientela affezionata. Tanta socialità all'ombra degli alberi, qui vediamo alcuni habitué ma anche chi lavora all'interno di questo bar-ristorante che è sempre aperto, impiegati portuali ma anche esponenti delle forze dell'ordine del 118 e i giovani che tirano tardi la sera. Il titolare dice rotazione continua dei clienti, oltre ai lavoratori dei vari orari ci sono anche tanti residenti e quindi questo locale è un modo anche per aiutare i residenti a trovare sempre un locale dove consumare un caffè, così viene detto dagli stessi dipendenti e da chi è titolare dell'esercizio. Dal principe Carlo alle gaffe di palazzo, memorie e segreti del re dell'etichetta, il triestino Gambo, per 25 anni capo del cerimoniale in regione, è stato nominato commendatore all'ordine di Malta. Lo vediamo qui, Leonardo Gambo, che riceve l'onorificenza da Gunther Grasner in questa foto, proprio con quanto detto il commendatore all'ordine di Malta. Qui vediamo alcune foto che lo ritraggono con il principe Carlo, con l'ex sindaco e presidente di regione Riccardo Illy e non solo. Il numero uno, Ciriaco De Mita, secondo Leonardo Gambo, Luigi Ciriaco De Mita, già presidente del Consiglio e più volte ministro, è un perfetto esempio di quella politica d'altri tempi, capace di approfondire i contenuti e dare la giusta attenzione ai modi, alle regole e ai ruoli. Questo lo annuncia lui. Scene da dimenticare dal ministro Di Maio che esulta con i colleghi sul bancone di Palazzo Chigi a Matteo Renzi e la scena della campanella. Raul urla smorfie e toni sguaiati che secondo Gambo fanno male. Chi vuole governare prima deve conoscere bene e rispettare le istituzioni, osserva, che sono fatte di regole, rituali, ruoli e simboli. Gli anni dell'antipolitica hanno fatto danni. Ma noto con piacere che si sta almeno in parte tornando indietro. La discesa alla baia resta nel degrado, sporcizie e buche deturpano la zona. Siamo al comune di Doino Risina, la discesa a Sistiana, polemica sul sentiero che collega Sistiana al mare. Qui il sindaco Pallotta in foto. Pienone al carnevale di Muggia con note e gag dei Crampi Elisi. Siamo al carnevale estivo, la kermesse in attesa della Voga da Matta di sabato, oggi ancora musica con il live della tribute band Diavoli Noi che propone i brani di Zucchero Fornaciari. Qui poi invece la foto dei 30 anni e il ritrovo della quinta G del liceo Oberdan dopo 30 anni, come detto, le notizie di cultura alla pagina 30 da Itaca a Trieste, il lungo viaggio a tinte fosche di Paolo Mizzan, mentre per quanto riguarda le notizie sportive, Allianz, cominciata la nuova avventura con coach Ciani, primo obiettivo è ritrovare, anzi è trovare un'identità. Il coach, vogliamo restituire a questa squadra l'amore del pubblico, Ghiacci, presidente, ali piccole, scommessa intrigante. Con il mercato che ha portato a Trieste diversi nuovi giocatori, le immagini con Sanders con il gruppo, Campogrande invece lavora a parte, Bonetta si occuperà della preparazione atletica, programmi attenti e su misura per ogni esigenza dei giocatori. Pieri, firmato fino al 2026, va in prestito a Udine in A2. La novità, la squadra B con gli under 19 disputerà la Serie C Silver. Calcio la Triestina, debutto a Rocco alla quarta derby a Padova. Il calendario propone il 29 agosto l'Insidia, la matricola Seregno, poi subito un match di cartello sul campo della Juventus Under 23. Sorteggio e mercato, Coppa Italia al via in casa con il
Trento, sabato 21, Maracchi verso il Pordenone. Ieri il consiglio direttivo di Lega Pro, prima del calendario, ha deliberato anche la griglia della Coppa Italia. Per il mercato spunta il nome di Maracchi in uscita. Qui il calendario della Serie C, girone A. Quello che vede impegnata la Triestina, si parte il 29 agosto con Triestina-Seregno, poi si va in trasferta in Piemonte contro la Juventus Under 23 e siamo già al 5 settembre, di nuovo in casa contro il Piacenza, di nuovo in trasferta, in questo caso contro il Padova, poi Triestina-Lecco, Prosesto Triestina, Triestina-Albino Leffe, Virtus Verona-Triestina, Triestina-Fiorenzuola, Triestina-Mantova, quindi doppia sfida in casa. Renate Triestina, l'Unione che se la vedrà in casa contro la Feralpi Salò e poi in trasferta contro la Pergolettese. Quindi la sfida a Rocco contro Trento, Legnago Salus Triestina il 21 di novembre, Triestina Pro Patria invece al 28 di novembre, Pro Vercelli Triestina, Triestina Gian Erminio. Si chiude il 19 di dicembre il girone di andata, quindi la 19ª giornata con Südtirol Triestina e poi ricomincerà il girone di ritorno con la prima partita che sarà il 22 di dicembre, quindi poco lo spazio a disposizione fra la fine del girone e l'inizio del ritorno. Dzeko sostituisce Lukaku, l'Inter punta anche Zapata, la Juve stringe per Locatelli, domani vertice, nuova offerta che sarà 32 milioni di euro, la Roma corteggia Abraham del Chelsea e in casa del Torino tiene in banco il caso Belotti. Folla all'aeroporto per l'arrivo di Messi, che per ora però non c'è. Parigi attende l'asso argentino. Binotto, siamo alla Formula 1, le Ferrari sono cresciute molto, Leclerc Sainz sono la coppia migliore, il team principal delle Rosse ottimista sulla stagione di Formula 1. C'è proprio un'intervista a Mattia Binotto su quella che è la stagione della Ferrari. È stato più volte detto come per vedere delle Ferrari competitive bisognerà aspettare il 2022 con il cambio della macchina, e infatti si legge che Formula 1 si aspetta nel 2022 con meno libertà dai regolamenti, le macchine saranno più simili, conteranno certi dettagli, la meccanica, il bilanciamento e saranno fondamentali i piloti, ma se ci sarà troppa omologazione dovremmo anche discuterne. Queste le parole proprio del team principal delle Rosse Binotto, che poi parla anche dell'ultimo Gran Premio, dove Leclerc è rimasto coinvolto in una carambola che lo ha spinto a doversi ritirare. Sainz invece è riuscito a piazzarsi in maniera positiva. Trieste rincorre sempre gli azzurrini, prove positive per Radojkovic e Postogna, l'Italia Under 19 più avanti nella preparazione, vince nettamente il test amichevole a Chiarbola, siamo alla pallamano. Il canottaggio, sei regionali in azzurro e mondiali junior a Plovdiv. E quindi pallanuoto, un altro rinforzo per le orchette, dopo la spudettata Riccioli arriva Colletta dal Pescara. Questo è tutto per il piccolo, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco nuovamente in diretta in compagnia di Danilo Slocar della Lega. Bene, ben ritrovati con Sveglia Trieste, 7:34 minuti, siamo in compagnia di Danilo Slocca, consigliere regionale della Lega, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Cominciano ad arrivare già mail, finalmente la polizia locale, obbligati, visti i problemi di viabilità, si sono accorti che ci sono stati cambiamenti di viabilità in via dell'Istria. Finora tutti zitti, paura che la gente si lamentasse di scelte scellerate, per quello nulla è stato detto prima, dice il Ma no, telespettatore. io credo molto più semplicemente che evidentemente c'è stato un errore di comunicazione. Questo può succedere. Il comune, come ben sappiamo, è un periodo di ferie anche per il comune. Probabilmente è mancata veramente una comunicazione. Non credo che nessuno voglia penalizzare i cittadini né metterli in difficoltà. Quindi cerchiamo in tutti i modi, si cerca in tutti i modi di rendere più facile la vita alla gente, tante volte si può anche sbagliare. Una mail poi dice: buongiorno, gentile conduttore Bernardo, suo ospite, consigliere Slocar, sono Claudio Visintin, al quale a Slocar chiedo, alla luce delle prossime elezioni comunali, sul punto di vista della Lega, come vede Trieste nel futuro?
E poi vorrei commentasse in assestamento la rinuncia di Russo per aver votato contro 1 milione per piscina terapeutica a Trieste, nonostante avesse segnalato questa necessità, pur sapendo che al tempo la struttura era sotto sequestro. Nello sport io darei la medaglia di latta a Malagò per la polemica sullo Ius Soli, che c'è già, gli atleti lo dimostrano. Claudio Visentini è sempre una persona che centra, diciamo, le cose che nel momento non sono puntuali, anche se puntuale è l'emendamento che aveva fatto Russo e non è stato altrettanto puntuale nel votare un emendamento che copriva totalmente il problema della piscina. Questa è una cosa che dispiace da triestino prima che Consigliere. da consigliere. Questa è una cosa. L'altra cosa di Visentin sul discorso di Malagò, effettivamente son delle situazioni, fermo restando che chiunque nasca, cresca o venga in Italia, che lavori o che faccia sport o altro, diventi cittadino italiano e a tutti gli effetti un cittadino italiano, e noi siamo orgogliosi delle imprese che sono state fatte, perché di imprese si parla, ma questo non è mai stato un problema proprio da parte del mio partito, anche se molto spesso gli viene messa una medaglia di latta nel nostro caso, di persone o di realtà di razzismo che è ben lontana dal nostro pensiero. Noi non possiamo accettare le persone clandestine che vengono in Italia e oltretutto questi disgraziati, perché di disgraziati si parla, poi ci sono anche dei delinquenti tra mezzo, ma dei disgraziati che vengono su e che non siamo in grado di dargli una dignitosa accoglienza, perché non siamo in grado di dare neanche alla nostra gente una dignitosa vita. Quindi si parla di scuola, si parla di lavoro, si parla di casa. Fin quando non avremo neanche soddisfatto le esigenze chiamiamo della nostra gente, degli italiani che nascono e vivono da generazioni, non possiamo pensare e vedere quello che sta succedendo in questo momento sia nel Mediterraneo che a poche centinaia di metri di qua, francamente è inaccettabile. Quindi anche questo io mi auguro che questo governo, dove ci trova all'interno, si cominci a parlare seriamente di mettere mano a questo enorme problema che non è solo italiano, è europeo, ma rimane pur altro un grosso problema che ingrassa le varie strutture che sono, tra virgolette, che stanno vicino a questa gente. Poi fra le domande, questa è la pagina del Corriere della Sera, troviamo la sintesi, da una parte vaneggia, dall'altra Lamorgese Salvini lite sullo Ius Soli. Qui, per riprendere il tema, visto in verità dalla parte politica più che quella No, sportiva di Malagò. questa è la dimostrazione che cioè, è un argomento caldo nel momento, ma lo è ormai da tantissimo tempo. Ricordo solo che 3 anni fa non erano praticamente finiti gli sbarchi, adesso ne vediamo a decine di migliaia che come bestie vengono scaricate sulle nostre coste. Sentiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Sono Antonia. Buongiorno Antonia. In questo periodo non seguo niente perché non ho un periodo buono, come non so se hai visto, però sto seguendo Facebook e ho visto che ci sei, ho visto che sei bene di salute, continuo a lottare così, sperando che cambi un po' qualcosa, un po' di tutto, almeno per Trieste. Grazie di avermi ascoltato, tanti saluti, alla prossima, ciao. Grazie, grazie Antonia. E non ho completato prima le risposte alla domanda di Visentin. Visentin e quella su quello che è Trieste. Ma guardate, io devo dire la verità, forse sono una persona che è estremamente ottimista, ma sono stato anche pessimista negli anni.
ricordo gli anni di Cosolini che piangevamo tutti, ma tutti proprio, tutta la cittadinanza ricorda dell'abete spelacchiato in Piazza Unità, no? Quindi quello è l'emblema del fallimento di una gestione anche sfortunata, direi, no? Non avevano la possibilità di avere i denari che ci sono oggi, anche se in realtà i denari te li trovi, devi essere tanto capace di gestirli e trovarli. Ma voglio ricordare questo, la grande mole di lavoro dei cantieri che sono aperti al momento e che verranno aperti nel breve, perché ogni cantiere richiede veramente dei tempi incredibili da parte della burocrazia per metterli in piedi. E tante volte si fanno gli annunci, si farà questa cosa qua, però poi tutto quello che è l'aspetto burocratico, lì ci vogliono mesi e mesi e mesi, e teniamo conto che la macchina pubblica è una macchina non snella, grande, per certi aspetti obsoleta, e dobbiamo anche, più che altro, il grande lavoro sarà nei prossimi anni mettere, dare alle amministrazioni, varie amministrazioni, che siano dalle comunali alle regionali, quella snellezza, quella realtà che ci porta avanti nel millennio. Questo però è un processo nazionale, quello della revisione delle norme, perché poi il comune recepisce quello che, non so, la gara degli appalti, e quello che sono le procedure dei paesaggistiche. Logico che noi viviamo purtroppo di riflesso di normativa. Tanto è vero che noi con la nostra autonomia regionale certe cose siamo riusciti a farle, no? Poi abbiamo effettivamente il decentramento non sta funzionando, e in più dopo noi dobbiamo tener conto che anche le persone che sono capacissime anche nei comuni, nella regione, hanno una certa età. Dobbiamo assolutamente ringiovanire quello che è il nostro parco professionale che abbiamo all'interno. Ci sono persone che hanno difficoltà ancora oggi nel relazionarsi con le realtà elettroniche, e ormai è tutto là. Noi vediamo che il nostro mondo, la nostra vita è in quello inserita ormai, no? Una mail recita: nelle periferie della città si continuano a usare i soffiatori per la pulizia delle strade, soprattutto nelle strade vicine alla ferriera, sollevando polveri cancerogene provenienti dal traffico veicolare e dalle polveri della ferriera. Inoltre imbrattano le autovetture in sosta, e chiedo ai nostri amministratori, se lo sono, che cosa aspettano a eliminarli, visto che si parla tanto di ambiente e di salute, ci scrive Nevio. No, ma Nevio secondo me ha ragione. Io questa mattina, proprio venendo qui da voi, ho visto fuori la galleria di Piazza Sansovino una persona che puliva i marciapiedi aspettando la macchina poi che pulisce la strada, e soffiando sicuramente è una cosa. Bisogna trovare delle soluzioni che stiano in piedi con i costi, perché dobbiamo anche pensare questo, e che riequilibri un po' questo tipo di necessità, perché poi non ci si può lamentare che la città è sporca. Oggi per pulire con la scopa non si può fare più quello che si faceva una volta, oggi si usano i soffiatori per aiutare queste persone, perché un soffiatore significa 10 persone di meno per fare quel lavoro. È impensabile, oggi non riusciamo, poi non lamentiamoci però anche che le strade sono sporche. Danilo, cosa ne pensa della campagna elettorale che è partita? Da quando, diciamo, è arrivata l'ufficialità della data, si è mobilitato di più il parco contendenti al Consiglio Comunale o Sindaco? Io apprezzo la buona volontà dei cittadini che si mettono in gioco con la politica. Vedo vari gruppi che credono nel portare qualcosa di buono. Io credo che queste cose qui sono positive. Poi il discorso dei numeri è un'altra cosa. I numeri non possono dar ragione a dei gruppi nati ieri, ancorché con buonissime idee, che però abbiamo visto negli anni, tutti questi gruppi sono destinati a morire. Sono voti per certi aspetti molto importanti, anche
anche la gente che dà questo tipo di voto ha motivo a volte per darli, però sappiamo che poi alla fine non servono a nulla, no? C'è solo un pungolo per gli altri. A me, in termini proprio personali, dispiace che e c'è già in piedi una campagna elettorale, secondo me, aspra, immotivata, della quale noi abbiamo come concorrente principale Francesco Russo. Direi che proprio il discutere di cose che poi spesso non sono vere e magari anche portate via da cose che noi abbiamo già previsto e già faccio l'esempio della piscina terapeutica che citavi prima, no? Cioè, è vero che lui ha fatto delle proposte, degli emendamenti, ma erano momenti sbagliati, c'era una propaganda, veramente solo propaganda politica. Non puoi pensare di mettere dei soldi o stanziare dei soldi quando la situazione è ancora veramente compromessa. Non abbiamo idea esatta quando la cosa si sbloccherà. In quel momento ci saranno le risorse, perché le risorse ci sono. Voglio ricordare che la Regione, mai come in questa volta, ha stanziato una valanga di soldi, veramente una valanga di soldi, non solamente per il Friuli, ma anche per Trieste. Trieste è un momento particolarmente fortunato. Ieri sera parlavo con Di Piazza e gli ricordavo che adesso è difficile ritrovare qualche stabile abbandonato. Non ci sono. In città? In città, ma ovunque, no? Perché tutte le cose sono materie di interesse immobiliare da una parte, ma anche di sviluppo della città, no? Ci sono ancora alcuni, chiamiamoli tumori, ricordo Cacciotti. ieri sera parlavamo della caserma di Banne, no? Caserma di Banne. Ecco, quello è uno dei problemi. Ma la caserma di Via Rossetti? Già quella, lì è già una fase di una lunga trattativa con Cassa Depositi e Prestiti su tutta una serie di cose. Quella è una cosa che non possiamo mettere, non riusciamo a mettere neanche, non abbiamo le strutture in comune che riescano a prendere in mano tutto. E noi sta girando la città come una calza. Poi, dopodiché, sarà una strumentalizzazione da parte della politica, va bene, però voglio ricordare che Trieste negli anni sta cambiando in una maniera talmente veloce e tanto. Noi vediamo, al di là del fatto del super bonus, no? Cioè la città è vediamo come riprende immediatamente dopo una crisi tanto importante quanto è stata quella del lockdown che abbiamo subito. Cioè, Trieste è veramente un motore a due tempi, acceleri e parte. La città è piena di turismo, ma piena di turismo vuol dire anche tanto lavoro per tutti, non solo per il ristoratore, no? Sentiamo una telefonata, poi sono arrivate altre mail. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Niente, volevo parlare con il nostro amico della Lega. Prego. Ecco, della Lega, non manca Nordman. Ciao, sono Pino, come stai? Buongiorno. Buongiorno, ascolta, ti volevo domandare, no? una curiosità. Noi, è 2 anni che questa piscina qua termale che si è bloccata, noi abbiamo bisogno di questa piscina perché abbiamo bisogno proprio per, dobbiamo andare una volta a altre parti della città per fare le terapie e cose. Quando è che si decide di fare questa piscina qua? Non so, almeno sapere qualche cosa. No, la nostra piscina qua che è crollata era una bella piscina, bastasse tirare sul tetto di nuovo e rifarla di nuovo, no? E costerebbe meno di quella che vorrebbe fare Di Piazza in porto. E ti ringrazio tanto, ti auguro una buona giornata a te e il conduttore. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Parzialmente abbiamo risposto, però voglio ricordare al signor Pino che la struttura è sotto sequestro, no? E pertanto nessuno può avvicinarsi né mettere mano neanche a pensare cosa fare. Prima di pensare cosa fare devi vedere cosa c'è.
probabilmente la situazione è più grave di quello che in realtà è, perché dobbiamo tener conto che tutti i muri, quando sono i cordoli scoperti, le infiltrazioni sui muri creano una tale situazione che di pericolo e quei muri là difficilmente reggeranno. Quindi un progetto verrà anche tenuto conto della demolizione completa. Ma torno a dire, fin quando il comune non torna in possesso della struttura, non può fare assolutamente nulla, salvo quello che stanno facendo, trovando e inventando situazioni. E voglio ricordare, tra le altre cose, che poi il sindaco ha cercato di trovare delle soluzioni, no? Aveva cercato anche di trovare la soluzione di Monfalcone, è stato deriso e nello stesso tempo è stata offesa Monfalcone, il suo sindaco e la cittadinanza, definendo una pozzanghera da parte di Francesco Russo, una pozzanghera l'acqua termale di Monfalcone. Quindi anche questo, ricordo lui che è un consigliere regionale non solo per Trieste, ma anche per Monfalcone, Udine e Pordenone. Allora andiamo a leggere una mail. Buongiorno, sono contento delle parole del vostro ospite, descrivono perfettamente questa amministrazione e il suo operato. Per i primi anni non hanno fatto nulla ed ora che arrivano le elezioni aprono 1000 cantieri tutti in una volta. Per anni sono stati un fallimento, la galleria, il tram, Ponte Rosso, puntini di sospensione. Ma io rispondo puntualmente a tutte le tre, quelle che ha citato. Il tram di Opcina, purtroppo sappiamo perfettamente che è di un problema che non dipende dal comune di Trieste, purtroppo teniamo conto quanti anni è stato tenuto bloccato dalla magistratura, perché dovevano fare tutto quello che dovevano fare per verificare esatto. E dopodiché si è stata data una gara d'appalto non semplice. Ricordo che purtroppo è successo che è stata praticamente di fatto chiusa, o meglio, definitivamente chiusa la storia del tram di Opicina. È stata riaperta di fatto un nuovo progetto con nuovo sedim, con le rotaie nuove, con tutto quanto nuovo, perché non era più possibile girare con quel tipo di struttura, e purtroppo lì c'è stato qualcuno che probabilmente qualche errore lo ha commesso, perché il tram era un mezzo storico e non è stato visto come un mezzo storico, ma come un treno di qualsiasi tipo di treno, no? Ecco, non una realtà, non un tram con la sua storicità. Per quanto riguarda ricordava il telespettatore il discorso dei ponti del Ponte Rosso, cioè del Ponte Rosso, del canale del Ponte Rosso, lì è una situazione un po' più, è ancora diversa. Lì abbiamo delle infiltrazioni marine che non hanno permesso bloccare il mare e quindi creare quella struttura di fermo mare, perché abbiamo le infiltrazioni delle vene d'acqua sotto, quindi non si riesce a svuotare il canale, no? Per il tempo necessario. Adesso la ditta che ho parlato proprio l'altro giorno, quanto prima inizieranno questi lavori. Hanno trovato un certo sistema. Ecco. Poi, buongiorno, cortesemente due cose. Segnalo che a Barcola dai Topolini fino avanti il pane quotidiano non ci sono bottini per l'immondizia. C'è chi è educato e si mette le scovazze in borsa e chi le butta nei cespugli. Non capisco perché li hanno tolti, ce n'erano diversi. Poi regole per favore per andare e rientrare dalla Croazia. Tutti mi dicono non ci sono controlli, ma vorrei comunque essere in regola. Grazie, buona giornata Barbara. Per essere in regola deve, prima di rientrare in Italia, deve munirsi farsi un tampone in Croazia, e sono decine e decine e decine di posti che lo fanno. Come li abbiamo noi, li hanno anche loro. Per essere in regola devono rientrare col tampone fatto. Poi per i bottini faremo una segnalazione. Per i bottini è la solita storia, no? Perché anche questo, no? Abbiamo visto
sicuramente mancano sempre, no? Abbiamo visto, però abbiamo visto anche la grande maleducazione delle persone. Io vedo sotto casa mia, in via 30 ottobre, ci sono persone che riempiono i bottini con l'immondizia di casa e logicamente si trovano poi nelle condizioni di avere i bottini pieni. Perché non hanno... Prego? Perché li intasano. E li intasano immediatamente, quindi la gente con quattro cose, quattro coppette di gelato, vanno oltre. Poi abbiamo il problema dei gabbiani, che comunque anche là... sempre la maleducazione, perché le persone invece di aprire il bidone delle immondizie li lascia fuori, il gabbiano arriva là, li apre e c'è un casino fuori. Quindi è una questione anche di educazione delle persone. Ci sono posti dove la cosa funziona, è tutto pulito, in altri posti dove la gente è più maleducata, però ribadisco, siamo stati a Roma poco tempo fa, chi si lamenta di Trieste è sporca, che vada a Roma. Sentiamo una telefonata, poi ci fermeremo per la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Sono Yolanda. Volevo domandare al signor o anche chi altri che rispondi, che tempo fa gli diceva che non sarà più aperti supermercati grandi. E come mai adesso gli apri questo grande proprio? Perché? Perché non poteva fare qualcosa piuttosto per i fiori, per i vecchi, per qualche cosa di più bello? Che solo per l'interesse di chi che comanda. Ecco, perché questi supermercati ve ne sei un muccio. Perché hai capito, tempo fa non sarà fatti i supermercati. Ecco. Va bene. E come mai? Grazie. A voi. Grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Io credo, ma poi chi sarà lì sul posto me lo potrà confermare o potrà brutalmente smentirmi, credo che se non fosse stato per questo supermercato sarebbe ancora tutto fermo così come credo. No, ma è proprio così. Quell'area là... che era un'area di un fallimento, esatto. E per l'importo che doveva essere messo dentro per ripristinare solo la cosa, non c'erano i mezzi finanziari per poterlo fare. E comunque ricordo alla signora che è vero quello che dice, però è altrettanto vero che le persone, una volta che è aperto il supermercato, sono come le cavallette. Quindi è vero fino a un certo punto, vuol dire se c'è un imprenditore non fa un investimento di milioni di euro sapendo che poi vuol dire che qualcuno usa quei supermercati e magari a discapito di certe botteghe, di piccole botteghe. Questo è un problema per il quale ci siamo sempre battuti, però purtroppo il mondo sta andando avanti, non magari come speravamo noi, perché io le dico la verità, sono anche per questo abbastanza un conservatore. E mentre tutti quanti gioiscono per vedere le navi bianche una dietro l'altra e tutto questo turismo, sono contento per la città, ma a volte dico sono talmente egoista che mi piacerebbe vedere la città mia con pochissima gente, però mi rendo conto che non deve essere così, perché se no i nostri figli devono per forza di cose spostarsi, ma questa è una questione egoistica mia. Oltretutto mi ricorda l'assessore Grilli che vicino al supermercato c'è anche il Marenzi, un centro di aggregazione per anziani e più giovani anche con giardino che funziona benissimo ed è sempre aperto, quindi è un ma io sono convinto che tutte queste strutture qua alla fine portano beneficio per la gente, rivive un rione, dà un senso alle cose. Abbiamo visto ieri che è stata anche modificata la viabilità là intorno con quel problema che c'è stato, ma cambia, no? Cioè dai nuova linfa a un territorio che era di fatto abbandonato, no? Perché quella cosa là non invitava nessuno neanche a andarci, neanche la gente a andare a abitare là da quelle parti. Allora andiamo in pubblicità, ci fermiamo brevemente, avremo ancora delle mail da leggere, breve pausa, tra poco.
Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, andiamo a leggere, ci sono altre mail, siamo sempre in compagnia del consigliere regionale della Lega Danilo Slocar. Buongiorno Bernardo, può gentilmente chiedere al tuo ospite che fine ha fatto il fondo Trieste, il promesso filo spinato con la Slovenia, le pattuglie miste, i droni, le fototrappole? Grazie, ci scrive Giorgio Marchesic, candidato sindaco con la Federazione del Territorio Libero di Trieste. Slocar. Saluto Giorgio Marchesic, storico esponente della Lega che poi nel tempo è passato al gruppo indipendentista storico di suo papà e che tra le altre cose poi, anzi dico subito, voglio ricordare il telespettatore Bruno. Ah, come no, certo. E che mi è dispiaciuto veramente sia a me ma penso a tantissime persone, nonostante la sua verve a volte anche forte, sì. Però aveva una lucidità, una visione, una conoscenza estremamente, e una grave perdita anche questa. Sì. E, come sempre, magari quando si arrabbiava con lui, però alla fine era uno che aveva una visione critica, che a volte le visioni critiche sono utili sempre. Molto coerente. Sì, io... Ecco, per quanto riguarda quello che ricordava Marchesic, e voglio ricordargli che per esempio il discorso delle pattuglie miste, non so se sa, ma sono state ferme non solo per il Covid, ma perché c'è stata una denuncia da parte di un avvocato di Milano o di Torino, non mi ricordo bene, per maltrattamenti verso un cittadino extracomunitario, clandestino. E non è stata mai chiarita la situazione, però di fatto il Ministero degli Interni aveva bloccato questo confronto con le pattuglie miste, perché poco servono, ma servono, perché conoscono il territorio a differenza, cioè conoscono il territorio bene sia da una parte che dall'altra. Non è risolutivo, lo sappiamo perfettamente, perché a valle il problema è in Bosnia, non è qui, no? Qui abbiamo il vero problema, dovremmo il mettere... Il colpo di coda questo. Esatto, noi dobbiamo mettere le forze di polizia e dell'esercito a presidiare i confini Schengen, no? Non sono, o meglio, non solo Schengen, perché Schengen è Croazia, Slovenia, e che hanno già, tra l'altro la Slovenia aveva già provveduto nel mettere centinaia di chilometri di filo spinato per quanto riguarda, però in realtà il problema è la Bosnia, che è un colabrodo, che non le fermi. Quindi qui stanno facendo miracoli con le persone che hanno, perché promettono mezzi e uomini, ma in realtà né mezzi né uomini da parte di Roma arrivano. Quindi non è colpa né della regione, né del comune, né della Lega. No? Quindi ricordo a Marchesic che lui dovrebbe sapere queste cose. Andiamo a sentire una telefonata adesso, buongiorno. Oh, sono Miro. Buongiorno. Buongiorno Volotta, buongiorno. Buongiorno. Sono Miro, mi sentite? Sì, prego. Ecco, è una cortesia, io praticamente a Schindler, io sono stato a registrare come tutto con la Lega. Però dopo l'avvistamento del laminatoio, che sono schierati per fare il laminatoio di Noghere, non voterò sicuramente più Lega, perché appunto un piano molto 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 lungo. Sentite bene? Sentiamo male. Male, non so, io non riesco a capire il telefono cos'ha. Ok, allora lei ha detto che non voterà Lega perché hanno deciso di appoggiare il progetto del laminatoio alle Noghere. Certo, okay. Certo, voi sapete benissimo che io sono uno di quei sei che hanno formato praticamente, no il comitato, il gruppo di persone, e dopodiché è andato in comitato Noghere. Sì. E abbiamo chiamato tutti, io ho chiamato Fedriga, ho chiamato tutte le forze politiche, e nessuno ci ha mai risposto. Adesso, guarda caso, siamo in campagna elettorale con la Roberto Tallau, tutti ci chiamano, Miro vieni con noi, Miro qua, Miro là, Miro su, Miro giù. Prima devono muoversi delle forze politiche e pensare ai residenti, alle persone che abitano attorno in questa valle, diciamo, come sapete, è una storia che poi
siamo spaccati da comunicato stampa, così tutto fuori, però non si può andare avanti di questo passo, capite? La gente non può avere, come ripeto, diciamo un altro, i forni praticamente a 5 metri di case. La Val Noghera è molto rumorosa, noi abbiamo problemi diciamo, con altri insediamenti che sono in Val Noghera, che vi ho già spiegato, che comunque si avanti da anni con i rumori. Io ad esempio ho le macchine in camera da letto che riesco a dormire la notte, ma voi immaginate un insediamento simile diciamo, di 400-35.000 metri quadrati con drappi nella Val Noghera. E poi altra cosa, qui al Zoccar, i clandestini, qua ne passano centinaia ogni giorno e nessuno fa nulla, si chiamano le forze dell'ordine, non vedi nessuno che interviene, ma è possibile diciamo questa cosa qua? Okay. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie, buongiorno. Buona giornata a lei. Rispondo su, cioè, quello per la risposta sui clandestini, ho già dato prima, non ci sono sufficienti mezzi per fermare, non abbiamo modo di fermarli. La prima cosa. La seconda cosa, per quanto riguarda l'eliminatorio, voglio ricordare che oggi qualsiasi tipo di industria che viene messa in piedi, oltre che portare benessere e lavoro a tutta la realtà, è strutturata in un modo assolutamente diverso da quello che era nell'Ottocento. Oggi deve soddisfare tutta una serie di normative europee molto severe per quanto riguarda il discorso dell'inquinamento e altre cose, i rispetti generali per la natura. Voglio ricordare che quell'area è un'area di bonifica dove venivano scaricati per anni le polveri dei vari degli inceneritori prima, ma anche le immondizie stesse, quindi è una zona fortemente inquinata, quindi abbiamo la possibilità di disinquinarla, creare nuovi posti di lavoro, lavoro pulito, lavoro che necessita per poter andare avanti con la vita sociale di una città, perché diversamente dopo non possiamo lamentarci che la gente va via, noi stiamo creando, si sta creando, o meglio, si stanno creando le opportunità affinché un imprenditore possa venire a investire, perché se non dai le condizioni per l'investimento l'imprenditore non ti viene, quindi la gente non lavora, quindi la gente deve andare via e tutti quanti noi desideriamo che i nostri figli, no, e la nostra realtà locale cresca in maniera logicamente green, no? Voglio ricordare al signore che per esempio abbiamo a Copenaghen un inceneritore dove la gente va a sciare su questo inceneritore, Copenaghen, non mi ricordo, su Copenaghen, no. Mi sembra Copenaghen. Quindi tutte le strutture, se gestite con attenzione, portano del bene e non del male. Quindi ribadisco, sono certo che se lì si farà e si farà il laminatoio sarà con tutte le caratteristiche idonee per convivere con la gente. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Come a voi. Prego. Ecco, volevo fare una solita segnalazione che faccio forse da un paio e forse più di anni. Quando la regione taglia l'erba sulla strada di Piccina e non solo sulla strada per Piccina, lascia l'immondizia, cioè sfalcia l'erba e lascia tutto com'è. Io avevo già fatto una richiesta a Slocar, al consigliere Slocar, che desse da fare per risolvere questa situazione. Però anche poco tempo fa, in paro 15 giorni fa o 20 giorni fa, hanno fatto lo stralcio dell'erba, lo sfalcio, e non è successo, hanno lasciato le immondizie, tutti i barattoli, bottiglie di plastica, tutto là. Ma dico, è mai possibile che si faccia questo lavoro nel 2021 e non si tirano su le immondizie? Che figura facciamo noi coi turisti che vengono giù da Opicina? Poi un'altra cosa che il consigliere saprà, c'è da 20 anni, anche forse più, un albero in salita di Coconello, quasi all'angolo con la Fabio...
con la strada però piccina, c'è un albero che cresce sempre, lo tagliano e cresce, e lo tagliano e cresce, ma insomma è impossibile che non riescano a sradicarlo completamente sul marciapiedi, perché c'è il marciapiede, e sto albero lo tagliano e cresce e cresce, vado avanti, qua buttano via soldi e il lavoro rimane qua. E in ultima cosa ancora volevo dire, perché non si aprono le fontane del Palazzo della Regione? Grazie, buongiorno. Allora, il palazzo, allora comincio dall'ultima, le fontane sono in fase di ristrutturazione, come mi sembra che questo sia il telespettatore, si chiami Zerial, dalla voce della Verve che ha, e mi aveva fatto già la segnalazione anche per quanto riguarda le fontane, abbiamo parlato in regione, stanno mettendo a posto i portoni sia sul Corso Cavour sia sulla Piazza dell'Unità, o meglio su Piazza Grande, e stanno sistemando queste cose qua, però hanno preso per mano anche le fontane. E per quanto riguarda lo sfalcio del, lui ha ragione, e questa cosa qua fa arrabbiare tutte le persone di buon senso, però effettivamente questo è un problema che dovremmo affrontarlo con Friuli Venezia Giulia Strade, che in questo momento insieme alla regione si stanno rivedendo un po' le dinamiche della concessione di queste strade. Noi a breve avremo un incontro con il presidente e col direttore generale di Donè, per questo e anche per la famosa rotonda di salita con Conello, con la strada nuova per Piccina, dove che proprio il telespettatore indicava questo albero. Lì sarà motivo di riqualificazione. Probabilmente entro il 10-15 di settembre ci incontreremo là con il sindaco e con il presidente di Friuli Venezia Giulia Strade, col direttore di Donè insieme al Friuli Venezia Giulia Strade e probabilmente anche con l'assessore, per vedere e per consegnare la proposta da me fatta e dalla giunta supportata, o meglio dalla giunta portata avanti, per creare questa rotonda affinché tolga via quel grossissimo problema di traffico, ma non solo di traffico, ma portare sicurezza su quell'incrocio che è veramente, ormai con il traffico che abbiamo, diventa veramente insostenibile. Allora, vediamo un'altra mail. Per essere precisi, per rientrare in Italia dopo la vacanza in Croazia, quindi superiore a 48 ore, bisogna compilare il locator form, il tampone, solo in caso che non si ha il Green Pass, come per entrare in Croazia, del resto? No, beh, insomma, è chiaro che se hai il Green Pass non ti serve fare il tampone. Poi, negate le cure e soggiorno termali a persone con riconosciuta malattia professionale per legge dalla sede di Trieste, perché non facente più dell'ambito lavorativo in quanto in pensione. Perché? Dato che c'è una legge che lo riconosce per ben 15 anni. Non lo so, non ho idea. Poi, buongiorno a voi, riguardo la città sporca, cerchiamo di far paragoni con chi è meglio di noi e soprattutto con città di pari popolazione. Ringrazio cordialmente, saluto. Beh, chi ci faccia dei paragoni, che faccia dei nomi, perché dire così, anche casa mia è più pulita della casa di un altro o più sporca, dipende di cosa stiamo parlando, sa? Poi ancora, è una cosa inutile questa mail, è proprio inutile. Un'altra, buongiorno, lungo il litorale barcolano sono state installate varie aree ecologiche, purtroppo una distanza importante tra le stesse e nel contempo sono stati tolti tutti i bottini piccoli, quindi o si portano le scovazze a casa oppure i più maleducati le lasciano tra i cespugli. Il primo anno che si può notare un incremento del degrado, non ci interessano le scovazze di Roma, chiediamo vengano riposizionati i bottini. No, questa è la parleremo con l'assessore Polli. Se hanno fatto un ragionamento di questo tipo, evidentemente avevano accortezza che la cosa poteva funzionare e faranno delle valutazioni a fine stagione. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Vengo per reclamare anch'io la gestione sia dei rifiuti che della la manutenzione del verde, che è pessima.
cioè effettivamente abbiamo un impatto visivo da chi viene da fuori Trieste o esce da Trieste, che fa veramente pena. L'avevo già segnalato che tutti gli alberi che percorrono praticamente la strada vecchia di Officina sono tagliati e falciati dagli autobus, hanno la sagoma dell'altezza degli autobus, le canalette laterali, è vero, 15 giorni fa hanno iniziato finalmente, dopo tantissime segnalazioni, a cespugliare, perché ormai ci sono alberi dentro quelle canalette, per poi arrivare a un tratto che è tutto finito e ci sono ancora tronchi, alberi, di tutto e di più. Allora, la gestione è fallimentare, è inutile arrampicarsi sugli specchi trovando scuse XY o menzionare Roma, perché onestamente con la superficie che Roma ha come comune e tutti i municipi che ci sono, i lavori sono stati fatti e il racconto che fa il suo ospite è totalmente falso, perché si poteva parlare così quando c'erano le gestioni precedenti che hanno fatto debiti per miliardi. Adesso sono stati risanati, tutti i municipi vengono messi in condizioni con mezzi, attrezzature, giardinieri per una manutenzione buona. Per quanto riguarda la questione rifiuti di Roma, ormai è inutile raccontare ancora questa storia, riguarda la regione e difatti Zingaretti è stato sanzionato dal TAR proprio per questa cosa qua. Quindi smettiamola di arrampicarci sugli specchi, signora, pensiamo alla nostra città e cerchiamo di curarla come Dio comanda. Scusi, cioè, signora, lei è difficile. Signora, scusi, lei è forse sì. Virginia Raggi? Che difende. Io sono di Virginia Raggi, vede, lei non sa. No, se lei è Virginia Raggi. Io non sono Virginia Raggi. Ah, no, allora ho sbagliato. Sono una persona altamente informata riguardo. Bene. E quindi quando io chiedo una specifica al sindaco di che cosa è stato fatto nella nostra città e lui si presenta in una gita sulla barca facendomi un elenco dicendo per questo abbiamo speso tanti soldini, per questa cosa qui e sono stati spesi tanti soldini, questa è la specifica, ma ci volete prendere in giro? Io voglio sapere le cifre, voglio rendiconto dei nostri soldi, dove sono stati messi e che cosa avete fatto con il tempo impiegato, perché noi vi abbiamo messo lì e voi dovete renderci conto dell'uso che fate dei soldi. Guardi che i bilanci, signora, che i bilanci sono pubblici. I bilanci sono pubblici. Le specifiche, non sono specifiche. Vada a vedersi i bilanci. Me li sono andata a vedere. Vuole che ve le pubblico direttamente pagamento sul giornale? Ma faccia quello che crede, signora. Vuole che investa il mio denaro privato per far vedere e sbugiardarvi? State facendo una gestione da quando ci siete, ma sia voi che anche quelli di prima, che fa pena. Si può fare molto di più. Ti dico che Virginia Raggi. Ma si rende conto che nei canali crescono alberi, canali di sfogo e dopo, okay. e dopo ci si lamenta di allagamenti. Okay. Sono successive spese che dobbiamo affrontare noi cittadini se non si fa la manutenzione prima. È più che logico questo. Grazie. Grazie problema? Signora, grazie. Grazie, buona giornata. Abbiamo preso una lezione di educazione dalla signora, grazie. Voglio ricordare alla signora e a tutti quanti i telespettatori le parole del sindaco. Il sindaco ha detto, certo, si potrebbe fare molto di più, però i mezzi per il taglio, per mantenere in ordine il verde pubblico, hanno dei costi veramente alti e se non vengono messi dei soldi si fa con quello che si ha. Dovremo affrontare il problema più avanti, ma sicuramente, perché il verde è ma non possiamo però per assurdo lamentarci su tutto. Riconosco quello che ha detto il telespettatore di prima, che quando vai a tagliare l'erba devi raccogliere tutte le immondizie, questo ha ragione, però insomma non possiamo dire che tutto quanto va male. Diamo il buongiorno e benvenuto al direttore di Tele4 del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli, con noi collegato questa mattina. Buongiorno direttore, ben trovato. Buongiorno direttore. Buongiorno. Direttore, qua buongiorno. Ci si stava
Ci si stava direttore, qua ci si stava scannando sul verde pubblico fra telespettatori e segnalazioni che arrivano anche via mail, chi lamenta la poca cura, chi lamenta la poca attenzione alle giuste metodiche da utilizzare per pulire. Credo che siano problemi che tutti i comuni, dal più piccolo al più grande, poi registrano, poi chi più chi meno, in base a quella che è la programmazione di un municipio. Credo che anche in Veneto, dove avete più il polso della situazione voi rispetto a noi, avete situazioni di questo tipo. Sì, beh, certo, siamo sempre scontenti, sì, non sempre, sono situazioni anche apprezzate dai cittadini che sono soddisfatti di fatto sul verde pubblico, anche dei tutti. Insomma, ci sono ovviamente luci e ombre in questo caso. Certo, a volte girando le città per i paesi si vedono situazioni davvero notevoli. Adesso Trieste mi sembra che ci sia una situazione da questo punto di vista provevole o grave. Ci saranno sicuramente servizi, saranno occupati di altre. Prima il spettatore che diceva riescono a sradicare questo albero, poi ci sono altri cittadini che nel frattempo dicono ma perché continuate a tagliare gli alberi, per cui è molto difficile mettere d'accordo questo, una comunità, e poi ovviamente gli elettori decidono in base a quanto le amministrazioni fanno, quando diciamo alla fine sono i cittadini nella maggioranza, che la maggioranza dei cittadini che decide se premiare o bocciare i comportamenti, gli interventi del Consiglio. Allora, direttore, forse l'audio singhiozza un po', non so se puoi magari provare a girare l'attacco delle cuffie, perché credo che sia quello che dà un po' di noia, perché la voce un po' andava e veniva. Avevamo parlato prima anche con Danilo Slokar della campagna elettorale, lui ha visto toni un po' acidi, no? Un po' acri, Slokar, avete detto una cosa del genere, può essere? Boh, sono i toni in campagna elettorale sono sempre forti, perché tutti quanti vogliono mettere il naso avanti, però credo che noi abbiamo una buona squadra, si sta formando una buona squadra, e credo che questo sindaco può essere soddisfatto del gruppo che si sta creando, che il nuovo gruppo si sta creando. Quanto bisogna dare, direttore, secondo te, peso anche ai sondaggi oggigiorno? Ma i sondaggi secondo me vanno presi molto in lento. Forse mi sentite, io sento un ritorno un po' strano, non so se dipenda dalle mie cuffie o dall'audio. Dicevo, i sondaggi vanno presi con le pinze, ovviamente fatti per sondaggi molto poco rilevanti, e quindi danno, diciamo, il trend, danno un po' la diciamo anche la tendenza, perché dopo di sempre aspettare gli elettori vadano alle urne per sapere il sentiment rispetto alle amministrazioni, parlamentari o chiunque sia vista per essere. Abbiamo parlato anche noi, direttore, del Green Pass, i primi giorni in cui è entrato in vigore, se ne parla ancora a livello mediatico, le aziende, le mense, oggi abbiamo visto anche sui giornali, sul quotidiano locale, i ristoranti, poi c'è chi alza un po' l'asticella, chiede anche consumazioni più alte, ed era oggi anche la fotonotizia del piccolo. Cosa ne pensi tu di questo avvio del permesso verde in Italia? Ah, mi sembra che stia andando piuttosto bene, avevo le difficoltà, tanto mi pare importante che la ministra Lamorgese abbia detto ieri che i titolari esercenti, i ristoratori, debbano chiedere i documenti di identità, no? Che complica molto la situazione. Bisogna mostrare il Green Pass, appoggiare il circolare su un lettore, se viene autorizzati ad entrare, mi sembra una cosa
funzionando. Quello che io non trovo giusto è quello di il modo delle differenze che si fanno. Beh, non capisco perché il Grigliano va dritto a parte dei supermercati, così è anche io credo che sia giusto fare sicurezza anche in chiesa la domenica, quando le chiese sono, non dico gremite, no, ma ci sono 12 persone, e quindi il Green Pass o è obbligatorio, cioè o è obbligatorio, o vale per tutti, o vale per nessuno. Ed è l'unico strumento che abbiamo oggi per dare di arginare questa pandemia. Vedere che i non vaccinati vi espongono le stelle di Davide, parlando le vaccinazioni al nazismo, è qualcosa di raccapricciante. Ma dove vivono queste persone? Ma sono malati di troppa libertà. Vadano in Bielorussia a fare un po' di esperienza con Lukashenko e con altri dittatori prima di parlare di dittature sanitarie e di mancanza di libertà. Il problema è che qua ce n'è fin troppa di libertà, ce n'è stata e ce n'è fin troppa, e dovremmo apprezzarlo e sopportare qualche disagio in cambio della difesa della salute pubblica. Oh. Allora, abbiamo una telefonata, andiamo a sentirla e poi dovremo andare in pubblicità. Buongiorno. Pronto? Sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Ai veneti, ai triestini e ai friulani. Voglio dire una cosa, signor direttore, è un pezzo che ci penso. Lei aveva detto, se non ci danno l'autonomia, io sputano tutti quelli che hanno votato, tutti gli onorevoli che hanno firmato per l'autonomia. Ma non ho mai sentito i nomi e cognomi. Adesso chi ha eliminato, quantomeno ritardato, le pattuglie di sé praticamente non le fanno più. Ma chi è questo? Non si può dire nomi e cognomi. Posso dire che siete giornalisti? A un certo punto dovreste dirlo alla gente che vi paga, come ha detto la signora di prima. Ma noi siamo qui in attesa, magari, e perdere delle giornate intere per seguire i telegiornali, eccetera, poi non si sa chi è responsabile, eccetera. Cominciate un po' a dire le cose come sono, e non tutto lì, tutto un po' vago. 20 anni fa siamo stati a fare una dimostrazione con l'onorevole Borghezio, europarlamentare, e per gli extracomunitari che arrivavano. Adesso non si dice più, li si aspetta in questura, in prefettura. Come li si aspetta in prefettura? Mettiamoli sul coso, queste forze dell'ordine. Prendete un po' anche quelli di Udine e quelli dei dintorni a fare pattugliamento. Non si può arrivare qui senza mascherine, senza niente, senza qui, senza là. E poi un'altra cosa, il Dinca, che è il braccio destro del governo, ha fatto campagna elettorale sulla televisione lì della signora Mirella. È possibile che non venga mai a dire le cose come stanno? È stato due volte, ma due volte, mezz'ora è stato lì, quando ha visto la mano parata se n'è andato. Sputanatevi un po' queste persone, non state lì a pensare se quando vi impaleranno, allora sì che praticamente dopo vi farà anche male. Grazie, mamma. Grazie Franco. Direttore, non so se sei riuscito a sentire tutta la telefonata, parlava all'inizio dell'autonomia, poi dei migranti. Sì, ho sentito, non ho capito a chi si riferiva in questo ultimo po'. Neanche io. Non ho capito, braccio destro del governo, non so, so a chi si riferisce. No, per quanto riguarda l'autonomia, perfettamente ragione, cioè sono 4 anni, il 22 ottobre del 2017, ovviamente parliamo del referendum dell'autonomia di Veneto, 4 anni da quel referendum, 2.400.000 veneti che hanno votato, e la politica e lo Stato centrale proprio se ne usiamo questo termine poco elegante ma efficace, rispetto a una richiesta così forte di autonomia, lo Stato centrale si volta dall'altra parte.
il ministro Stefani, quando è ministro dell'autonomia, oggi è ministro della disabilità, ha fatto di tutto per portare avanti la delegazione trattante, il presidente Zai, porte chiuse e anche un po' di disprezzo da parte di, ovviamente, non le concede il minimo che gli tempo. Chi la chiede, secondo la Costituzione, ha il diritto di determinarsi e di chiedere l'autonomia. E quindi questa è una pagina triste e non mi diamo. Noi abbiamo, anzi, fatto firmare nei nostri studi tutti i parlamentari che erano intervenuti durante il dibattito, un impegno solenne a lottare per l'autonomia. Tutti coloro che hanno firmato sono più o meno scomparsi, dico tutti, che alcuni si sono impegnati concretamente, però la gran parte dei parlamentari del Veneto, siamo a Roma, si stanno occupando e si sono però non hanno mai fatto, io non ricordo, un intervento in aula per sollecitarla. Quindi diciamo che sento parlare di referendum, anche questo di salire sulla giustizia, chiedo se mai dovesse passare o investimenti pesanti e dopo un'organizzazione enorme per referendum di queste dimensioni, poi venga diciamo legittimato il voto, se venga invece del tutto trascurato come è successo. Poi se devi mandare la pubblicità, Bernardo, mandala, che poi magari ti dico anche. Bene, allora andiamo in pubblicità, ci fermiamo per una breve pausa e torniamo tra poco. Ben ritrovati con Sveglia Trieste, 7.38, siamo collegati con il direttore di Tele4 del gruppo Media Nord-Est Luigi Bacialli e siamo in compagnia del consigliere regionale della Lega Danilo Slocar. Allora, direttore, tu volevi aggiungere qualcosa, poi andiamo subito a sentire una telefonata. Sì, solo per rispondere al telespettatore, a questione dei migranti. Io dico che Fini abbia fatto benissimo, faccio bene a sollecitare un intervento più deciso dal governo di ministro Borgetti, perché qui sono ripresi sbarchi, ogni giorno a centinaia di migranti a Lampedusa, per parlare di quelli che sfuggono più generale, sono quelli che arrivano dal fine dello Slovenia e qui parlare praticamente. Praticamente ogni porto. È un stato abrotto, veramente, giustamente io credo, perché sono d'accordo con il Green Pass, però nel frattempo consente a migliaia di persone di entrare veramente nel nostro territorio, con anche risulta senza tamponi, perché ci sono quelli che arrivano e vengono raccolti dalla Guardia Costiera, altri che arrivano con i barchini e che poi diventano delle primule rosse, non li si ritrova più e questi circolano liberamente. Sono 30.000 arrivati nel nostro paese dall'inizio dell'anno, altre nazioni difendono i loro confini perché non possiamo ospitare tutti, è chiaro, no? È banale, ormai banale dirlo. E quindi vediamo le scene che sono state viste ieri in Francia, dove per anni si è usata la stessa disinvoltura, ennesimo episodio di cronaca nera, l'uomo, l'extracomunitario squilibrato che aveva incendiato la cattedrale di Nantes, ha ucciso il sacerdote che lo aveva salvato e che lo aveva aiutato, no? Quindi questo è un caso limite.
Ma di fatto non è possibile far entrare migliaia di persone in questo paese che è già in gravi difficoltà, persone che non trovano il lavoro, che poi finiscono per stare sulla strada e ovviamente per delinquere, perché quando uno arriva, non ha lavoro, non sa dove andare, alla fine entra in casa di qualcuno e si è rifocillato. Questa è la situazione a cui il governo non sta ponendo nessun rimedio. Slocar? No, è quello che ha detto il direttore Baccialli, è quello che ho detto subito fin dall'inizio. Il problema è questo, noi non siamo in grado di sostenere un urto di questo tipo qua. 3 anni fa l'avevamo fermato, purtroppo questo governo, o meglio il ministro, non sta, secondo me, agendo nel maniera più corretta, spero quanto prima prenda atto. Noi dobbiamo riconoscere che abbiamo all'interno di questo governo anche forze che non la vedono come noi sull'immigrazione, quindi è anche questo uno scontro molto importante. Slocard, una mail chiede quanto ammonta lo suo stipendio da consigliere regionale, visto che i dati sono pubblici. Certo, io netto prendo 6.350 euro. Un'altra domanda è, scusate, disturbo, una domanda al suo ospite, perché la Lega non candida una persona a sindaco? Non avete le persone, è una questione di politica, siete sicuri di appoggiare l'attuale sindaco? Vi ringrazio, ci scrive Massimo. Ma io voglio ricordare, così mi collego a quello di prima, Trieste con questo sindaco è ricresciuta nelle tutte le classifiche di come si vive a Trieste. È giusto che questo sindaco, che sta guidando bene la città, fa sintesi con gli altri partiti. Noi appoggiamo questo sindaco senza se, senza ma, perché è bravo. Sentiamo una telefonata, andiamo a sentire chi è in linea. Buongiorno. Quasi Gianni, buongiorno, che parla Gianni. Sempre Monade. Buongiorno. Io volevo salutare il vostro direttore, ma mi pare che sia andato via. No, è qua con noi, direttore. Ah, è là. Allora al direttore vi dico tante, ma tante grazie che la me fa conoscere il Veneto. Zanzega, mi la guardo anche cos'è la replica, perché è bellissimo. Adesso conosco tutto, conoscevo un poco, ma adesso conosco tutto, fino ai minimi particolari. E per esempio di tutte le cittadine, tutte quelle robe là, per esempio Monselice, mi conoscevo come Monselice, ma che la Gavessi e le mura e tutte quelle robe non sapevo. Comunque la ringrazio, perché mi sono un spettatore che purtroppo non può andare in viaggio per tanti motivi. I miei viaggi se qualche come se dici viaggio che fa con la televisione e qualche libro, okay. E così mi par di andare un poco per il mondo. Adesso al signor Slocar, sì, che è già amico del nostro sindaco, visto che lo conosci ben, la che dici per cortesia la famosa fontana del Mazzoleni, perché lo sentite lei che quelle dei tetti e Venere, che è là del palazzo del Fester, del vostro palazzo, dove no, e voi c'è il palazzo della Regione, no, dove discutete politica, ecco, volevo dire che sarebbe tanto ma tanto bello. Mi so che se dura, che se i soldi e tante robe, però una fontana senza acqua, se come una famiglia quasi, domando perdono per quel che dico, come una famiglia senza fiori. Ecco, le capisci? Se lei la va a Roma e la vedi le fontane, la barcaccia e tutte le altre, che non va acqua, no, è un monumento. E che dico ancora una roba, sì, ma non voglio sempre ripetermi, che proprio la fontana del Mazzoleni e il palazzo plenario e la statua del Carlo VI è l'unico tocco a Trieste, almeno che sappio mi, del 1700. Ah, parlo, okay, come palazzi. Allora sarebbe anche un pochettino di darvi un po' questa acqua. Comunque vi ringrazio. Grazie Gianni. E scuse delle monade. Prego, non si deve scusare, no, assolutamente. Gianni, come vi avevo detto già prima,
Stiamo in stare mettendo a posto i portoni e ci parla per mano anche le fontane. Direttore, abbiamo un telespettatore che ti segue e grazie ai programmi del gruppo riesce a conoscere meglio il Veneto. E ti dirò che è reciproca la cosa, e lui si riferiva sicuramente ai commentari, alle rubriche che noi trasmettiamo, tutte le parti che riguardano nel contempo sulle reti sulle nostre reti del Veneto, diamo conto di tutta la storia, i costumi, le tradizioni in analoghi programmi del Friuli Venezia Giulia. Quindi c'è una sinergia, un interscambio di informazioni anche dal punto di vista turistico, culturale, che è molto importante, perché in fondo quest'area del nostro paese, il Veneto e Friuli Venezia Giulia, rappresenta un territorio ricchissimo e anche molto legato, insomma, no? E quindi facciamo in modo che ci sia proprio in qualche modo una fusione di così, anche storica, anche dal punto di vista di quello che succede, dei problemi dell'economia, no? Quindi è giusto che si sappia all'interno del cosiddetto nord-est cosa succede nelle varie regioni, compreso anche, abbiamo anche ovviamente, il nostro segnale arriva anche in Trentino Alto Adige, quindi parliamo spesso anche del Trentino Alto Adige. Allora andiamo a sentire ancora una telefonata, sentiamo quindi chi è in linea, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Sì, ascoltavo con piacere Slocar, il signor Slocar, a parlare del sindaco. Io ho già detto su questo sindaco, per me sostanzialmente è stato un buon sindaco, io l'ho anche votato, non so se lo voterò di nuovo, comunque questa è una cosa mia personale. Certo che i lavori che sono stati iniziati, qualcosa da dire c'è. Perché per esempio io parlo del tram di Apicina, allora lasciamo a parte quel servizio che Tele 4 ha fatto col sindaco, penso, spero, su richiesta del sindaco per una campagna elettorale sul tram di Apicina, quando si è presentato lui e il nostro giornalista da soli che presentava i lavori fatti. Lo ripeto di nuovo, ho lavorato 40 anni in quel settore, una comicità del genere il sindaco non doveva permettersi di farla, perché mi ha presa in giro, ma lasciamo perdere, sappiamo che è un lavoro difficile, non ci sono i soldi e così, però il sindaco deve dirlo, il tram. E allora chiedo al signor Sloca, perché non si lavora sul tram di Opicina? Ma dove sono questi fantasmi? Io abito a Opicina e invito il signor Sloca, per non dire, perché i lavori che ci siano rallentati lo capisco, il marciapiede che va dalla rotonda di Opicina al tram di Opicina, alla stazione del tram di Opicina, qualcuno si farà male, è impossibile praticarlo, ci sono centinaia di persone la sera che vanno sull'obelisco, e questa è la vergogna, ma questa è la vergogna, non il ritardo, sappiamo i ritardi, poi il sindaco che presenta una scaletta di 5 gradini, un sindaco che presenta una pedana per disabili sapendo che sul tram di Opicina i disabili non vanno, ecco, questi sono dei boomerang veri, no? Poi però volevo concludere con quel fatto che sono d'accordo con il signor Sloca che l'immigrazione in questo modo non si fermerà. E per quanto riguarda quell'impianto alle Noghere, sono d'accordo con lui che porta molto lavoro, e in altri paesi un impianto del genere sarebbe modernissimo. La pecca abbiamo in Italia, che mi sembra che in Italia gli investitori vengano dicendo andiamo lì, tanto possiamo fare quello che vogliamo, più o meno, no? Perché dopo poi succede come la carriera. E ultima cosa al lampo, al direttore del Piccolo, volevo dire che ho letto sul Piccolo una notizia che il parcheggio di Montegrisa è stato parzialmente liberato. Bene, io ci vado ogni giorno, non so, il direttore non è stato mai su, perché sono stati liberati forse 5 metri ci sta un'automobile su quel parcheggio che è sempre occupato dai vari attrezzi del tram. Con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Il posteggio di Montegrisa è stato volutamente utilizzato come posteggio, in questo caso non di auto, bensì di tutte le traversine
gli strumenti per la ristrutturazione del tram. Sul fatto che ci sono lavori a rilento, Slocar? No, il discorso è molto semplice. Dobbiamo renderci conto che una città, Trieste, è una città complessa. Sono stati messi in moto tantissimi lavori, tanti sono ancora da fare, perché dobbiamo ricordarci che sono cose che sono state lasciate lì negli anni, anche perché ci sono stati momenti che i soldi non c'erano. Io credo che la programmazione sarà una delle cose più importanti che questa prossima consigliatura, il sindaco e la giunta dovranno portare avanti. La programmazione dei lavori e le date certe. E quello che io auspico veramente che ci sia una figura di controllo nell'ultimazione dei lavori, perché questo vale sia per i lavori fatti dal comune e quindi dalle ditte esterne, che dalle ditte che prendono appalti e dei subappalti, perché non è accettabile che certi lavori vengano finiti veramente male. Direttore, io non so se condividi con me questo pensiero, che questa campagna elettorale, visto che si vota il 3 ottobre, manca poco più di un mese e mezzo, il centro di questa campagna elettorale potranno essere i lavori pubblici. Abbiamo visto come nel 2016 c'era il grosso tema della ferriera, che era stato, diciamo, affrontato da tutti i candidati, sia dei 5 Stelle che di Piazza che Cosolini. Quest'anno ritengo, poi può essere che ci sia qualcos'altro che mi sfugge, che i lavori pubblici, le grandi opere, la volontà di rimettere mano alla città proprio su queste grandi opere strategiche sia un po' il centro dell'interesse di tutti i partiti. Non c'è dubbio, guarda, lo scenario che si è delineato per quanto riguarda il Porto Vecchio, io credo che sarà un buon anno straordinario dal punto di vista economico, turistico, anche residenziale, quindi credo che l'importante sia proprio accelerare su questo versante e dimostrare che appunto si sta puntando molto e che le cose stanno procedendo. Dopodiché, Bernardo, sai, l'importante in una città come Trieste, una città splendida, per chiunque abbia avuto modo di conoscerla, sono tanti gli italiani che non hanno avuto, diciamo, la fortuna di visitarla di viverla, e quindi è giusto parlarne sempre anche su testate nazionali, cosa che le reti nazionali, devo dire, fanno molto poco o in maniera, diciamo, inadeguata. No, dicevo, in una città come Trieste l'importante in vista delle amministrative è che tutti coloro che saranno diciamo in corsa dal punto di vista politico, intendo i partiti, abbiano la voce che noi diamo a tutte le parti in campo. Cioè delle quattro, con Ring in particolare, con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, con i programmi di approfondimento, con i telegiornali, da sempre vede nel pluralismo il cardine dell'informazione e della democrazia. Quindi l'importante è dare voce a tutte le forze in campo, a prescindere purtroppo dalla par condicio, alla par condicio che ci costringe ad usare il bilancino, a stare attenti. Noi stiamo comunque attenti a dare voce a tutti, però quando devi usare il bilancino e a un certo punto sentire che hai dato un po' più di spazio al centro-sinistra piuttosto che al centro-destra e rischiare anche delle sanzioni, insomma, è un lavoro che diventa poi difficile da portare avanti. Ma dico, l'importante su Telequattro è che questa disponibilità e questa apertura verso i candidati e verso i cittadini, che devono sempre poter dire la loro, perché la politica deve accettare le critiche, deve essere sempre disposta poi ad assecondare i desiderata delle persone, questo tipo di informazione continui, e voi che state lavorando da molti anni in questa direzione siete una garanzia della partecipazione di tutti i triestini e di tutti coloro che vivono in Friuli Venezia Giulia. Grazie. Sentiamo una telefonata. Buongiorno. Ottimo. Un saluto tutto quanto alla redazione e al direttore, di cui provo una profonda stima. Mi sentite? Sì, prego.
Allora, io volevo porre questa domanda al signor direttore, no? Sì, una domanda per il direttore. Allora, prima lui, diciamo, metteva in risalto che chi sono contrari, quelli che sono contrari al Green Pass, se ho ben capito, perché non si sentiva bene, questi qua godono di troppa libertà e loro non sanno che cosa vuol dire avere tutta questa libertà. Ecco, la mia domanda è questa. Partendo dal presupposto che quello che sto per dire lo si trova sulla Gazzetta Ufficiale, e considerato che siamo d'accordo che la Gazzetta Ufficiale non è un sito di fake news, ok? Vorrei sapere quanto è, diciamo, sono state influenzate le parole del signor direttore nei confronti di quelli che sono contrari del Green Pass, sapendo che la Tele 4 ha ricevuto 277.000 euro dal governo per sposare la linea del governo, la linea del governo nei confronti del Covid-19 attraverso degli spot. Grazie, buongiorno. Credo di aver capito, però sentivo male. Cioè, qui si fa, diciamo, un riferimento a spot del governo che diciamo propendono per propendono ovviamente avvalorano la vaccinazione e fanno, diciamo, pubblicità alla vaccinazione. Faccio presente che sono spot gratuiti, per cui voglio dire non c'è nessun interesse di questa emittente locale piuttosto che di altre di mandare in onda degli spot che sono istituzionali, sono comunicazione istituzionale che non porta un euro nelle nostre casse, per cui lo facciamo, lo fanno tutte le televisioni, devo dire che peraltro sono anche sporadici, mi pare che non ce ne siano neanche più in questo periodo, ma lo facciamo perché noi siamo convinti del valore delle vaccinazioni, è l'unica arma che abbiamo. Se nelle terapie intensive oggi ci sono pochissimi ricoverati e quei ricoverati sono tutti non vaccinati, vuol dire che il vaccino ha funzionato. Adesso si può dire di tutto, si può girare con le stelle di Davide e paragonare chi vuole le vaccinazioni ai nazisti, no? Trovo che sia una cosa, ripeto, impressionante e riprovevole, ma non si può negare che finora, almeno fino ad ora, se oggi è possibile anche a tanta gente di manifestare senza correre troppi rischi di contagio o meno rischi rispetto a un passato, è perché una gran parte della popolazione si è vaccinata, ha messo in sicurezza se stessa e ha messo in sicurezza anche gli altri, perché ricordo che chi è vaccinato ha una carica virale molto più bassa di chi non è vaccinato e in caso di contagio, perché anche il vaccinato può contagiare, in caso di contagio la persona, diciamo, che è contagiata, se è vaccinata non finisce, diciamo, in rianimazione, quella non vaccinata invece rischia molto, per cui il non vaccinarsi espone il non vaccinato dei rischi ed espone anche chi è vaccinato ad altrettanti rischi, perché comunque può essere contagiato e non avendo danni gravi come si è visto nelle prime ondate. Quindi diciamo noi siamo ovviamente rispettosi di tutte le opinioni, ciascuno può dire e fare ciò che vuole perché siamo in una democrazia, il vaccino non è obbligatorio, per cui non è che qualcuno viene, diciamo, sollecitato più di tanto a vaccinarsi, però siccome chi ha un po' di sale in zucca ha visto che non ci sono complottismi, non ci sono diciamo microspie che vengono messe coi tamponi, che ci vengono inserite con tamponi, altre cose di questo genere che sono veramente, non so se definirle fake news o stupidaggini. Beh, insomma, chi ha visto i dati e chi ha seguito con un po' di raziocinio quello che sta accadendo sa che questa è l'unica strada che possiamo percorrere. E il Green Pass aiuta appunto in questo senso a entrare liberamente nei ristoranti, nei bar, nei musei, nei teatri, in sicurezza, senza il rischio di nuove chiusure. Perché se per non avere questo disagio del Green Pass continuiamo a girare senza nessuna tutela, senza nessuna
difesa, alla fine torniamo rapidamente a nuovi lockdown. Quindi cioè, la scelta è tra avere qualche fastidio adesso e riuscire alla fine ad uscire da questa spirale pandemica, oppure rifiutare il disagio e ritrovarsi con i negozi chiusi, i bar chiusi e i ristoranti chiusi. Non so tra queste due strade quale sia la più logica e la più conveniente, francamente. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità. Salutiamo intanto il direttore Luigi Bacialli per essere stato collegato con noi questa mattina. Grazie direttore, una buona giornata. Grazie molto e grazie a tutti i triestini. Grazie direttore. Grazie direttore Bacialli. Come detto, andiamo in pubblicità. Danilo Sloca, se si vuole fermare ancora 5 minuti al rientro della pubblicità, così l'ultimo commento prima di salutarci. Okay. Breve pausa, tra poco. Meto. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Danilo Slocar, consigliere regionale della Lega, e siamo in diretta con l'inaugurazione della zona dell'ex Maddalena, dove andiamo a sentire qualcosa, poi torniamo da Slocar. Sentiamo. In via alla cerimonia di inaugurazione di questo nuovissimo e bellissimo punto vendita. Questa è la nostra 80esima filiale in questa regione. Noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo ben 163 negozi ad insegna di SPA, tra negozi gestiti direttamente e negozi gestiti dai nostri amici imprenditori. Sono numeri importanti che vi fanno capire come per noi di SPAR questa regione è una regione importante, dove crediamo, dove ci siamo da oltre 60 anni. Di sicuro la nostra presenza vuole essere una presenza qualificata. Noi torniamo di nuovo a Trieste, questa città di cui siamo profondamente innamorati, dove vogliamo continuare a distinguerci per la qualità dei nostri negozi e per la bellezza dei nostri negozi, così come Trieste si distingue per la sua bellezza. In questa location è stato fatto un miracolo. Credo pochi mesi fa era una zona sicuramente degradata della città di Trieste, è stata completamente riqualificata, dando e donando alla città oggi servizi importanti come questo punto vendita, dando alla città parcheggi che mancano sempre, qui ci sono 750 nuovi parcheggi, dando alla città una nuova viabilità. Di sicuro tutto questo migliorerà anche la qualità della vita di chi abita il quartiere di San Giacomo, di chi ci lavora e di chi ci passa. Allora, noi in città abbiamo 29 negozi e la voglia di continuare a crescere per migliorare la nostra presenza, per migliorare il servizio e, non ultimo, sicuramente per poter migliorare l'occupazione. Pensate che per questa... Allora, queste sono le battute dell'inaugurazione del nuovo centro della Maddalena. Tra poco ci colleghiamo con Gianluca Paladin. Danilo, le ultime due battute anche da parte tua prima di salutarti. Vedendo anche tra l'altro l'assessore Bini e il presidente Fedriga, non posso non ricordare del gradimento che ha in questo momento Massimiliano Fedriga, che dopo 3 anni e mezzo è al 77% di gradimento, e tutta la giunta regionale, della quale fanno parte Pierpaolo Roberti, Bini, ma altri, Scocimaro e altri, hanno un gradimento incredibile. Restiamo quindi con le immagini intanto mentre parla quindi, Danilo. Quindi noi di questo è la dimostrazione concreta della risposta della gente sul lavoro che viene fatto. Questa è la risposta che viene data poi alla signora prima di cosa è venuto fuori quell'area puzzolente, hanno creato un bene sia economico che di vivibilità,
Io di questo sono orgoglioso di fare politica in questo momento, perché è la politica del fare, che se ne dica al di là delle mancanze che ogni realtà le ha. Poi ci sono ancora altre mail che sono arrivate nel corso della mattinata, questa abbiamo letta, questo chiede invece il pass serve, il passenger locator form per essere in regola al rientro, poi una considerazione in amministrazione fa cose buone e cose meno buone, ma ricordo anche alla signora che ha chiamato che tale amministrazione è stata eletta dalla maggioranza del popolo a differenza del governo centrale e quindi va rispettata, si chiama democrazia, cosa che evidentemente non è contemplata a lei rispetto alla signora che ha chiamato prima. La signora Raggi? Probabilmente sì. La signora, si però è piacevole che Roma ascolti Tele4. Poi, come mai le nostre strade sono sempre imbrattate di pipì, escrementi di cani, eccetera? Le città d'Italia ed Europa seguono un regolamento con un preciso proposito e noi abbiamo paura della civiltà e ci vantiamo della mancanza totale di educazione? No, ma secondo me questo qua dovremmo cominciare a educare di più i cittadini su questo, e questo hanno ragione, perché se tutti quanti si munissero anche di una piccola bottiglietta d'acqua e raccogliessero tutti quanti le deiezioni canine, sicuramente, nonostante che comunque sappiamo che è poco gestibile un animale, non è facile, poi ci sono varie taglie, finché hai un cagnolino piccolo è una cosa, se hai un cane grande devi girare con una tanica, quindi diventa complicato, però sicuramente l'educazione anche in tal senso, ma anche verso banalmente il buttare la cartina per terra, no? O la sigaretta. Ho poi una mail rispetto alla mail di poco fa di un altro telespettatore, invece di paragonare Trieste a Roma, paragoniamola ad Ostia, rione di Roma con più o meno la stessa popolazione di Trieste, cambierebbe qualcosa nel confronto? Credo di no. Quindi diciamo che c'è stata una presa di posizione. Torniamo un attimo da Despar, poi se vuoi fare un commento. No. Tagliamo questo nastro. Grazie Fabrizio. Sarà una sciocchezza, ma oggi è 10 di agosto e San Lorenzo, quindi si può esprimere stanotte un desiderio, vedremo cadere tante stelle cadenti. Per voi la nuova occupazione è già accaduta, la stella cadente, e quindi San Lorenzo ha fatto la sua parte. Per il Comune di Trieste abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi il primo cittadino. Passo la parola al sindaco. Buongiorno a tutti, è sempre un'emozione. Sto ritornando indietro negli anni quando ho preso tanti supermercati e l'interazione era sempre per noi stessi. Un saluto a tutti i manager della realtà, ovviamente l'assessore Tini, a tutti voi. Dovete darmi però 2 minuti per la storia di questo luogo. Fine anni 90, l'ASL vende a dei privati quest'area che era la vecchia Maddalena, cosa per venivano ricoverate le persone con malattie incurabili. Poi naturalmente il comune ci unisce del suo con le oneri di urbanizzazione fuori, secondo la mia idea. Mi ritrovo con un bel buco pieno d'acqua, prima parlavo con Francesco Fracasso, migliaia e migliaia di cubi, e con la possibilità che questo rimanesse per i prossimi 30-40 anni così. Alla fine arriva questo imprenditore, Francesco Fracasso, che insieme alla Despar mette in piedi quello che inauguriamo oggi. E allora devo dirvi che è una grande soddisfazione, perché in giro proprio ieri si parlava di Capodistria, che c'è un ricco albergo che doveva essere venduto negli anni 30 anni che era. Qua si rischiava la stessa cosa. Rimaneva quel buco pieno di acqua, è inutile che vi racconto cosa c'era dentro, e invece guardate oggi quella parete che è bella, verde, verde speranza. Io la c'è la grande soddisfazione, ma soprattutto aver risolto quel problema, e dopo quando mi giro ci sono 47 posti di lavoro per gente come noi. Vorrei vicino a me Francesco Fracasso, Francesco.
questo genere di giornalisti. Siamo stati insieme in questo periodo, abbiamo avuto la collaborazione della regione, perché poi qui dovevano nascere proprio 180 appartamenti, pensate, ed era coinvolto solo tempo anche la regione, poi la regione abbiamo chiesto se li tirate, e pensate che in un anno e mezzo abbiamo fatto quello che di solito nel nostro paese si fa in tanti, in tanti anni. Grazie a chi? Grazie a questo mondo. Ti sono debitore, cioè il comune ti è debitore per quello che hai voluto realizzare insieme con la squadra, e a questo punto ti ringrazio non solo per i posti di lavoro che hai dato, ma per la tua professionalità, per il modo con cui hai agito, per la qualità del prodotto che proponi, per cui benvenuto. Lui è quello che a suo tempo ha realizzato l'Università di Tecnica, il professor Sala, che ha realizzato Obi e che oggi ha realizzato questo centro, qualcosa con 50 milioni di investimenti, e che continuerà probabilmente a investire a Trieste in altre realtà, ma non ne nominiamo per scala nazionale. Caro Francesco, veramente grazie di cuore, non della città, e ora mi consentimi di mettere sulla tua scrivania. Sentimi sulla tua scrivania il simbolo della nostra città di Trieste, la lavanda che tu ricorderai di questa bellissima giornata e la dignità di tutti noi. Grazie Francesco. Bravo. Ancora un paese. Vorrei vicino a me un'altra persona a cui sono molto affezionato, il dottor Paul Klaus, grande capo della risparmio. Vieni qua, poi vieni, non puoi scappare. Ecco, non puoi scappare, bravo, dica. Dica, ti piace a mia morte. Bella, bella. Ti piace a mia morte. Che capiamo sempre. Ecco, buona giornata. Un grandissimo personaggio. Per 40 anni ho lavorato con loro, ed è stata una cosa fantastica. E con lui abbiamo fatto tante cose, oggi è un onore e un orgoglio di inaugurare questo bellissimo punto vendita, che forse è uno di più belli che avete. Anche senza forse. Più bello. Allora ricordo di questa giornata, anche sulla tua scrivania, il simbolo della nostra città, e grazie di cuore. È un onore poter fare qualcosa per Trieste, per me questa è la penultima apertura, perché la prossima sarà un po' più bella. Quindi grazie per la collaborazione e spero che il popolo di Trieste prenda questo punto di vendita al cuore come l'ho preso io negli ultimi anni durante la costruzione. Grazie. Grazie Sindaco. Ascoltiamo ora il saluto del signor Roberto Dux, presidente della quinta circoscrizione del Comune di Trieste. Prego. Allora, non so se dobbiamo andare in pubblicità. Fatemi un cenno dalla regia, perché così rispetto il tempo della pubblicità, e saluto intanto il consigliere Danilo Slocar, che è rimasto con noi un po' di più questa mattina. Grazie Danilo, buona giornata e buon lavoro. Buone vacanze a tutti. Chi va in vacanza? È chiaro. A me vedrai ancora qua. Anch'io, sai, io non vado in vacanza, quindi mi fermo qua. Grazie Danilo Slocar della Lega, buona giornata e buon lavoro. Dunque, andiamo in pubblicità? Sì, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste 9:19 minuti e torniamo anche dalla
zona dell'ex Maddalena, dove c'è l'inaugurazione del nuovo centro con tanto di supermercato annesso. Dovrebbe esserci anche ringraziare Paladino, che se ci sente di intervenire. Buongiorno. Non solo nella realizzazione in Friuli Venezia Giulia, ma buongiorno Bernardo, confermami se mi senti, sì, perché qua, qua c'è molta. Perfetto Bernardo, allora io mi sono ovviamente spostato per consentire anche alla nostra operatrice di continuare a stare con le immagini, come avete potuto vedere, come avete potuto credo sentire anche prima della pausa pubblicitaria oggi l'inaugurazione del supermercato, ma in realtà come anche ha parlato il sindaco Roberto Di Piazza è proprio un'opera per il rione che viene fatto dopo veramente tanti anni in cui era, questa zona era diciamo dismessa con i lavori in corso e quindi insomma anche i posti di lavoro che si aggiungono in questo contesto, 47 posti di lavoro che sono stati ricordati, sono sicuramente una buona notizia. Ecco, fra poco tra l'altro ci sarà il taglio del nastro, momento che ovviamente non possiamo perdere, motivo per cui ovviamente con le immagini rimaniamo davanti alle persone che stanno parlando e presentando l'opera in corso. Poco fa ha fatto anche un intervento Roberto Dubs, presidente della circoscrizione rionale, proprio per insomma, ribadire anche l'interesse del rione per un punto aggregativo come questo. Sappiamo che la zona dell'ex Maddalena è stata sotto le cronache cittadine davvero per tanti anni, con qualche piccola polemica che è anche scoppiata proprio recentemente in piena campagna elettorale, però insomma adesso c'è questa inaugurazione, fra poco il taglio del nastro, poi verrà aperto un supermercato e si andrà all'interno. Comunque in ogni caso questa è la situazione che già ben conoscevamo, ci sono tanti esponenti politici, c'è anche la Pallacanestro Trieste, c'è il sindaco Roberto Di Piazza insieme a parte della giunta, quindi insomma e ovviamente la dirigenza Spiag Service Desper, quindi insomma questo è la cornice che abbiamo attorno, più ovviamente tutte le persone e tutti i clienti immediati che entreranno nel supermercato. Questa è la situazione dal sito dell'ex Maddalena, nuovi parcheggi, quindi nuovi posti di lavoro per in parte la rinascita di questa zona. A te Bernardo la linea. Giulia si è mobilitato. Grazie Gianluca, sempre con le immagini andiamo restiamo su questa inaugurazione. Tu hai detto già molto, non soltanto circa i presenti di questa mattina, ma anche riguardo all'importanza dell'inaugurazione odierna, che ovviamente riprende in mano quello che era l'ex cantiere. Poi c'è chi questa mattina ha chiamato dicendo che la creazione di un nuovo supermercato non fosse necessaria e che diveniva meglio andare a realizzare qualcosa di più, di differente perlomeno. In questo caso però l'imprenditore che ci ha messo poi anche del suo ha stabilito delle condizioni secondo il quale poi si potesse procedere con quest'opera che oggi inaugurano. È curioso vedere Gianluca, non so se puoi indicare casomai anche a chi è con te di poter far vedere un po' attorno, perché stiamo semplicemente puntando verso questo gate d'ingresso al supermercato, però in tanti magari sono curiosi di capire com'è, chi non l'ha vista, com'è si presenta la struttura anche nel suo perimetro, che non sia esclusivo di questa immagine, così da capire la trasformazione dell'area nel tempo. Non so se mi senti? Siamo veramente felici e onorati di avere qui in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia l'assessore regionale alle attività. Diamo le parole dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini. Grazie. Allora, come prima cosa, porto a tutti voi un saluto del governatore Federica. Secondo, un ringraziamento speciale va fatto, mio amico. Io sono Federica. Al sindaco Adespa. Perché oggi, guardate, sì, c'è un'inaugurazione bella, importante, ma ha significato che questa giornata è molto molto importante.
C'è stata una dimostrazione davvero plastica di cosa vuol dire buona collaborazione tra pubblico e privato. Prima è stato detto, guardate, c'era una pozza, c'era degrado, beh, oggi qua ci stanno posti di lavoro. Senza nulla togliere la struttura, ma qua ci sono tutti questi ragazzi che hanno la possibilità di lavorare, che hanno la possibilità, come dire, di far girare l'economia, perché alla fine questo accade. Infatti io voglio dire una cosa, noi come Regione Friuli Venezia Giulia stiamo vivendo un momento molto 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 positivo. In queste settimane diverse sono le inaugurazioni che sto facendo, in questi mesi diversi sono i posti di lavoro che si sono creati. E questo io dico sempre, non accade per opera dello Spirito Santo, aiutaci, mancherebbe altro. Ma accade perché la nostra regione si sta dimostrando ancora una volta una regione attrattiva, fertile per chi vuol venire ad investire. Guardate, e Despar ne è una dimostrazione. Quando tu crei 80 centri, più 83 dice il vero Fabrizio, significa che crei ricchezza, significa che crei posti di lavoro, significa che in questa regione conviene investire, perché Despar investe in questa regione. Quindi io vi devo ringraziare per quello a nome mio, ma a nome anche e soprattutto del governatore Ferriga per quello che state facendo, è tanto. E poi al management di Despar dico, guardate, voi avete la fortuna di avere dei rappresentanti locali dell'azienda molto validi, io lo so, io sono imprenditore, quindi quando vedo dei manager di aziende li guardo, io sento come si muovono. E credetemi, qua siete rappresentati molto molto bene, ci sono delle persone che H24 lavorano per il vostro brand, per la vostra azienda, quindi questo a mio avviso è un grande plus che voi avete. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora per quello che state facendo, ringrazio il sindaco per quello che state facendo, quest'uomo in pochi anni, non sono per pochi, ma in questi anni ha davvero svoltato la città. Sì, sta bravo, sta bravo, sta bravo, ti piace di un amore, ti piace di un amore, ti piace di un amore. E quindi possiamo dire che noi siamo FUG, vorrei dire io sono FUG, ma noi siamo FUG. Ti piace di un amore. È nostra volontà e consuetudine, prima di aprire le porte di una nuova attività, chiedere al parroco di dare la benedizione. Prima di tutto alle persone, ai colleghi che ci lavoreranno all'interno e allo stabile. Chiedo quindi al parroco Don Gerolamo. Ecco il parroco, ecco il parroco. Il parroco. Tanti ringraziamenti, permettetemi di ringraziare Dio Padre Eterno. Sì. Perché grazie al lavoro di tante persone, oggi portiamo a battesimo non un neonato, ma una struttura bellissima che in questo rione è un polmone di ossigeno, non soltanto per le questioni economiche, ma anche per l'incontro tra le persone, anche per le tante realtà che girano attorno a questo punto vincolo. E allora iniziamo, prima di aprire le porte, a chiedere la benedizione del Signore su tutto e su tutti, nessuno escluso, credente o non credente, non importa, perché il Padre Eterno pone la sua mano su ogni creatura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cristo Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, Verbo del Padre, fatto uomo, volle essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile officina di Nazaret. Così egli tolse l'antica maledizione, conseguenza del peccato, e trasformò la fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e con l'ingegno il progetto della creazione. Così
associato a Cristo Redentore nell'esercizio della carità, ma incontra i fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque, fratelli e sorelle, la preghiera a Dio nostro Padre, per l'intercessione di Maria e di Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno a lavorare in questo luogo. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Sì, benedetto Signore, che ci hai dato la legge del lavoro. Andiamo in pubblicità perché tra poco ci ricolleghiamo e avremo il direttore del piccolo Omar Monestier per gli approfondimenti del piccolo. Ci vediamo tra poco. Bene ritrovati con Sveglia Trieste. Intanto un telespettatore ci scrive in maniera discreta: vi ringrazio per averci offerto l'inaugurazione del nuovo supermercato col commento tecnico di Gildo. Credo che sia la sua voce sottofondo, la Gildo cronaca è tanta roba. Condivido il pensiero di Luca. Però andiamo a collegarci anche con il direttore del piccolo Omar Monestier in questa mattinata in cui siamo in diretta contemporaneamente con l'inaugurazione del nuovo centro alla ex Maddalena. Direttore, ben ritrovato. Buongiorno, ho partecipato anch'io in spirito però soltanto all'inaugurazione della Maddalena perché sto da un'altra parte e non ho mancato di notare come la nostra classe dirigente sia molto ben abbronzata, caro mio, molto più di noi due che forse passiamo troppe ore fra studi e registrazioni e redazioni. Molto più di me, questo sicuro. Questo di sicuro. Lei la vedo comunque con un buon colorito, forse è l'effetto. Ma no, è un gioco di ombre, è un gioco di ombre. No? Ok. Direttore, il mare e la bronzatura si collega con il turismo, oggi c'è infatti proprio un'apertura bella piena su, sia con la foto che col titolo in evidenza sugli alberghi e bed and breakfast pieni con Trieste che ritrova i suoi turisti, poi la notizia invece con la foto riguarda un'altra località, siamo a Dubrovnik con il caso dell'esercizio che richiede una spesa minima all'interno del suo bar, del suo ristorante. Ma da dove partiamo? Partiamo, se volete, da Ragusa. Mi pare che la scelta sia oltremodo antipatica. La capisco, perché forse il ristoratore avrà voluto mettere un argine a una serie di clienti forse indesiderati, però di solito si risolve questo problema mettendo i prezzi un po' più alti. Se uno va al Florian di Venezia a bere un caffè sa bene che non lo pagherà 80 centesimi o un euro o un euro e 20, quindi forse è il listino quello che dovrebbe fare la differenza. Trovo oltremodo antipatico dire se vi sedete qua dovete spendere almeno 40 euro. Proprio perché è antipatico e a suo modo eccezionale andava raccontato, nella speranza che a Trieste nessuno segga su un bar, davanti a un bar e si ritrovi con la stessa richiesta. Mi pare che finora non tiri aria, ma insomma non si può mai sapere. Certo. Per quanto riguarda il turismo, allora colgo con grande sollievo la possibilità di poter raccontare che gli alberghi, quelli a più stelle anche, quelli più costosi, sono pieni, o pieni all'80% come leggevo a proposito dell'Hilton, e perché questo spazza via un po' di tanta cattiva informazione fatta a volte anche dalle associazioni di categorie sul fatto che col vaccino, col Green Pass, con le limitazioni saremo morti tutti. Invece la gente si abitua un po' alla volta anche alle nuove regole, si inizia a muovere utilizzando il Green Pass ed è chiaro che in questo periodo ci sono molte più incertezze, quindi è più difficile fare programmazione. Però insomma, se tutti questi austriaci e questi tedeschi, lasciamo stare gli italiani, si muovono sulla piazza di Trieste, vuol dire che hanno risolto lo scoglio del confine e credo anche del Green Pass. Questo è vero. Poi le regole sono state chiare a tutti e fra tamponi e altro ci si può in qualche modo attrezzare. Certo che poi c'è il nodo del costo ed è un altro degli articoli di oggi del piccolo, quello sullo stallo che dovrebbe però risolversi in realtà in tempi brevi, quello degli sconti sui tamponi rapidi che sono hanno due scontistiche diverse, arriveranno a 15 euro per tutti, invece a 8 per i minori dai 12 ai 17 anni.
Va bene, se poi volete non spendere neanche un euro, andate a farvi la prima dose, poi la seconda dose, il vaccino ve lo danno gratis, così avete meno necessità di fare tamponi, dico io. Comunque il tema dei tamponi è un tema in fase, io spero, di risoluzione. Costano oggettivamente un po' troppo e non mi stupirei se qualcuno dicesse che è il mercato che sta tenendo alto il prezzo, perché forte la richiesta, come succede sempre quando un bene è molto richiesto, il prezzo tende a salire. Spero che l'operazione arrivi in porto, anche se, come diceva ieri la regione, c'è qualche piccola questione tecnica ancora da risolvere. Poi questione tecnica, direttore, mi permetta, ma io avevo visto proprio dal sito del governo come esista già un elenco di farmacie in tutta Italia o anche di altre zone, proprio di farmacie di tutte le regioni che hanno già aderito, e l'entrata in vigore di questo nuovo documento era immediata alla firma del generale Figliuolo. Qui c'è di nuovo il tema burocrazia che va a complicare la vita, perché laddove a livello centrale si è firmato e dura fino al 30 settembre, qui si posticipa. Mi viene da dire un peccato, perché non potrei dire altre parole. Ma questo un po' risponde alla fotografia che facciamo spesso quando ne parliamo Tele 4 la mattina, che questo è un paese diviso per caste, ove per caste si intende gruppi legittimi di potere, economici, quindi chi può fa sempre resistenza per difendere il suo, quindi parte un'iniziativa a livello centrale e prima che arrivi a irradiarsi fino all'ultimo capoluogo di provincia ci corre sempre del tempo, perché chi ha una quota appunto di potere di qualunque tipo sia tende a fare resistenza. Non mi sorprenderei anche qua se poi alla fine banalmente fosse questo: più tardi si va all'accordo sul costo basso dei tamponi, più si possono vendere tamponi a prezzi più alti. Però c'è anche da dire a chi ci sta guardando che se uno mediamente avveduto va in farmacia e chiede al farmacista se può comprare un kit di tamponi, quelli che si fanno istantaneamente, se li porta a casa, oggi può spendere anche meno di quei soldi, c'è la possibilità di trovare sul mercato diverse soluzioni. Vero. Green Pass che si collega anche al discorso mense, divide gli imprenditori regionali, oggi l'articolo del Piccolo alla pagina 5, con anche poi le voci di chi è favorevole oppure invece la vede in maniera diversa. Sì, per una volta sono d'accordo con il presidente della Confindustria Alto Adriatico Agrusti, e non mi succede spesso. Dice: ma se non serve il Green Pass per entrare in azienda, perché chiederlo nella mensa aziendale? È un ragionamento che ha senso. Credo che questi strappi siano poco utili, vadano prima con... Eccoli, stiamo attaccando. Vediamo le immagini, mentre sentiamo il direttore. Prego. Stati interrotti dal taglio del nastro, direttore Monsiere. Diceva se non era necessario nelle aziende, perché rendono nelle mense. No, dico, avete fatto benissimo a mandare il taglio del nastro, perché comunque è un pezzo di città, un pezzo di quartiere che torna a nuova vita, e quindi va bene così. No, dicevo che io sono d'accordo con quanti sostengono che è inutile fare forzature, è bene cercare un accordo fra tutti, sindacati, imprenditori, lavoratori, insomma cercare di non strappare, quindi anche sulle mense andiamoci cauti, andiamoci con un po' di attenzione e prima magari cerchiamo di spiegare ai lavoratori che è bene se si vaccinano tutti. Vediamo poi ancora un paio di notizie. Oggi il Piccolo torna su una conferenza di ieri in al Burlo. Piccoli amici al Burlo, gli animali di casa potranno visitare i bambini ricoverati. Il pet visiting, che tanto può dare una mano, sembra di no, ma psicologicamente aiuta veramente molto. Ma ho letto, che lo scrive anche il nostro Andrea Pierini, che quando le persone in ospedale ricevono la visita, oltre del loro familiare naturalmente, anche del piccolo amico a quattro zampe, c'è un'esplosione di felicità. Quindi se la cosa è gestibile in termini di sicurezza, io penso che sia una buona iniziativa, peraltro già applicata in altre città in giro per il mondo, quindi evidentemente si è costruita un'esperienza che funziona. Io in questo momento non ho un piccolo animale con me, quindi non so che tipo di
reazione avrei, ma vedo che soprattutto i più piccoli sono positivamente trasformati da questo incontro. Quindi ben venga, bravo il burlo, che sempre è un passo avanti. Oh, temi nazionali, con sempre restando sul discorso del Green Pass, è quello anche dell'identità. Il controllo. Oh, questa è una cosa importante che facciamo bene a ricordare, l'avete già fatto, ma insomma colgo l'occasione per farlo anch'io. Ripetere non va mai male. Quindi ai nostri amici commercianti, esercenti in generale che ci stanno guardando, ricordiamo che loro se la possono cavare semplicemente senza tante guerre di religione. Mettono fuori il cartello con su scritto come da disposizioni governative bla bla bla, per entrare al chiuso in questo locale serve esibire il Green Pass, punto. Il controllo della corrispondenza fra identità scritta sulla carta d'identità e titolare del Green Pass non è un compito del gestore del locale, quindi non deve fare attività che loro ritengono improprie. Anche qua devo dire un po' ce la stiamo raccontando, perché quando devono servire degli alcolici o vendere sigarette a una persona minorenne il documento lo chiedono, quindi insomma non è proprio un inedito chiedere un documento per questioni di sicurezza o di sanità. Comunque non devono chiedere il documento di identità, quindi questa cosa dovrebbe tagliare le gambe a ulteriori polemiche che soprattutto da destra continuano ad affiorare. Diventa più semplice e non mi pare un'operazione ingestibile. Questo poi si allaccia ai contagi, nella stessa pagina intendo dire, 4.200 nella giornata di ieri, 22 decessi, 323 in tutto il paese. E l'effetto lunedì, diciamocelo direttore, quello un po'... Sì, che quindi c'è sempre un po' di calo. Però anche qua è da capire, si fanno delle proiezioni naturalmente sull'andamento della pandemia, è da capire se, come sostengono alcuni, siamo vicino al picco di questa ondata, che dovrebbe più o meno coincidere con Ferragosto, ed è da tenere molto sotto controllo questo dato, perché se è vero, come dicono i dati che arrivano da altri paesi, vedevo un dato molto interessante su Israele proprio pochi istanti fa, se è vero che comunque l'ondata arriva ma colpisce intanto un numero infinitamente più basso di persone, colpisce soprattutto i non vaccinati, e quando colpisce anche i vaccinati, perché dobbiamo essere onesti, va detto che può capitare, è molto raro ma può capitare, sviluppa una forma di malattia molto molto più leggera rispetto ai non vaccinati, quindi potrebbe essere che con Ferragosto cominci anche una situazione, vorrei dire, di miglioramento. Non è il mio mestiere, non azzardo previsioni, ma potrebbe capitare, soprattutto se va avanti la vaccinazione dei ragazzi, che poi fra un po' dovranno tornare a scuola, finiranno le vacanze, finiranno i balli spensierati nelle feste abusive, e si tornerà in classe prima o poi. Le volevo chiedere un'opinione sulla terza dose, perché si parla di ripartenza con gli immunodepressi sanitari e gli over 80, all'inizio si era detto non serviva, poi serve a tutti, c'è anche qua un po' di confusione. Ecco, il problema della comunicazione è fondamentale. Qui stanno uccidendo una campagna vaccinale con una quantità di interventi inappropriati anche da parte di chi studia queste cose e se ne occupa quotidianamente, perché essere un bravo medico non vuol dire saper comunicare in maniera altrettanto efficace. Io non lo so se servirà o no, non è il mio mestiere, anche qua non mi azzardo di dire se è utile o no, perché non faccio il medico e vorrei tanto che tutti quelli che vanno nelle piazze ogni sabato pomeriggio a dire che questa è una dittatura sanitaria, che ci facessero vedere il loro curriculum professionale e la loro competenza prima di dire certe cose scellerate. Però chiuso l'inciso, della terza dose si parla per il momento prevalentemente per i soggetti deboli, gli immunodepressi su tutti, che sono una categoria ben definita e sono una categoria circoscritta. Rispetto agli altri c'è ancora discussione, ma sono d'accordo con chi dice, mi pare che Figliuolo sia fra questi, prima di parlare di terza dose, forse sì, forse no, facciamo la seconda e magari anche la prima a chi ancora non l'ha fatta. Ricordo che nella nostra regione c'è una quantità di over 50 ancora scoperti e adesso va tutto bene perché siamo all'aperto e le possibilità di contagio sono oggettivamente più basse, ma fra un po', quando torneremo a frequentarci al chiuso, e non manca tantissimo, oggi fa caldissimo e quindi ci siamo già dimenticati dell'inverno
e anche dell'autunno, ma fra un po' il tempo cambierà e quando cominceremo a stare tutti vicini vicini queste categorie torneranno a essere molto a rischio. Quindi finiamo di vaccinare quelli senza atti coercitivi, ma cercando di spiegare loro perché è bene che si vaccini. Direttore, le rimbalzo soltanto una lamentela di una telespettatrice che richiede le sue scuse della volta in cui qualche settimana fa aveva definito proprio scellerati o sciagurati quelli che non si vaccinano. Questa signora si è sentita offesa. Mi dispiace molto per questa signora, ma io ribadisco che sono degli scellerati perché si contagiano più facilmente degli altri e poi possono portare in giro anche il virus a persone magari malate e con un sistema immunitario molto più fragile. La signora poi è liberissima di fare quello che crede. Lei va in giro a dire che i vaccini sono sperimentali e ti ficcano dentro il microchip. Non posso io dire che lei è una scellerata. Naturalmente non ce l'ho con lei, che nemmeno conosco, parlo di tutti quelli che vanno appunto in piazza a darci lezioni di pandemia e di salute pubblica, io dico senza saperne un granché. Io credo alla scienza, mi pare che ci abbia portato fuori dal Medioevo e insisto che se non ci fossero state le grandi vaccinazioni avremmo avuto molti più morti anche nel passato con grandi malattie che ora sono praticamente scomparse. La signora è liberissima di non vaccinarsi, io mica voglio vaccinare a forza quelli che non vogliono fare, ma ribadisco la sua libertà e la mia in questo momento non confliggono. Io ho il diritto di sostenere che quelli che sono contrari ai vaccini esprimono un comportamento scellerato. Grazie direttore, buona giornata e buon lavoro. A voi, buon lavoro. Arrivederci, grazie e buona giornata. Torniamo da Gianluca Paladin, abbiamo visto il taglio del nastro poco fa del nuovo supermercato della ex Maddalena, luogo che va riqualificato, che è stato riqualificato e che va quindi a rivedere un po' anche la viabilità, lo abbiamo capito con i collegamenti precedenti. Gianluca. Gianluca, Gianluca, buongiorno. Volete che ci spostiamo un attimo? Gianluca, se mi senti, spostati dal reparto ortofrutta e mettiti in un... No, sto scherzando. Sei in linea, vedo che sei in compagnia del presidente della circoscrizione Dubs, a te la linea. Era un luogo dismesso, sta un po' rinascendo. Beh, veramente un sospiro di sollievo, la quinta circoscrizione che presiedo, San Giacomo e Barriera Vecchia, pensate che ha lo stesso numero di abitanti dell'intera città di Pordenone. Quindi pensate in un territorio che comprende due rioni, travasare tutta Pordenone, qual è la richiesta di parcheggio in quest'area. Per questo motivo quasi 800 posti macchina realizzati in questa struttura porteranno solamente benefici. Perché? Perché si alleggerirà la richiesta di parcheggi nelle vie del circondario, perché verranno utilizzati questi parcheggi qua e quindi i residenti potranno più facilmente trovare posto libero e sotto casa. Questo è il dato più importante per quanto riguarda la circoscrizione, quindi la vita di ogni giorno del rione, il beneficio più importante che porterà questa struttura, oltre a quelli insomma, che sono sotto gli occhi di tutti. Gianluca, benissimo. Grazie. Gianluca, grazie. Ascoltami, anziché fare di testa tua, niente, non c'è modo. C'era da fare un paio di domande al presidente Dubs, però vabbè, questa mattina va così. Allora, non ci sono mail se non quella della Gildo Cronaca per quanto riguarda questa mattina. Chissà perché, come mai tutto succede alla fine del quinquennio, che ti strezza, viva il trota, ci scrive Patti, mentre il vaccino non copre la variante Delta, ci scrive un'altra telespettatrice. Quando puliranno la discarica sita nel Gigi Ranch di Opicina, ci scrive Sergio. E i 277.000 euro ricevuti dal governo, a che titoli sono stati ricevuti, ci scrive qualcun altro. E poi la relazione all'inquinamento della zona in oggetto è passato in silenzio il considerevole versamento in mare di una quantità indefinita di benzina fuoriuscita da una nave attraccata a Muggia nell'ultima settimana di luglio. Oltre a fare la bonifica di quei terreni, bisognerebbe controllare che l'inquinamento non peggiori. Mi meraviglio poi che le forze dell'ordine, consapevoli di quanto è successo, non abbiano almeno limitato la balneazione a Muggia, che non si è trapelata una notizia così grave in nessun giornale o telegiornale. È sicuramente importante quanto è successo. Allora Gianluca, torno da te in compagnia di Roberto Dubs, presidente della circoscrizione. Abbiamo sentito prima in diretta quanto ha dichiarato. Volevo domandare a Dubs cosa ne pensa delle polemiche che hanno mosso altre liste
una in particolare, sulla zona dell'ex Maddalena, in virtù del fatto che questo luogo contempla sì dei posteggi, ma si richiede che ce ne siano gratuiti per i residenti. Sì, certo. Allora, di nuovo buongiorno intanto Bernardo a te e ai telespettatori. Buongiorno Roberto Dubs, presidente della circoscrizione. Buongiorno a tutti dalla nuova Despar. Ecco, tra l'altro ora passerò la domanda a Bernardo, mi scuserai, ma sapevo che mi avevi chiamato prima, ma io sono partito a intervistare, quindi insomma, adesso siamo pronti con Dubs per girare la tua domanda. Bernardo mi chiedeva cosa dire invece a quelle persone, quelle liste ovviamente, per le candidature, una in particolare, la domanda che in realtà di cui discutevamo anche prima, quelle persone che dicevano parcheggi gratuiti anche per i residenti, no? È vero che qui ci sono nuovi parcheggi, però per esempio alcuni chiedono che vengano addirittura stanziati gratuitamente solo per i residenti alcune zone posti auto. Questa è un po' la richiesta che arrivava anche in campagna elettorale. Sì, sono le richieste da campagna elettorale. Allora, innanzitutto una parte di questi parcheggi saranno ad uso pubblico, quindi poi deciderà il pubblico come metterli all'uso pubblico, quindi se a pagamento, se gratuitamente, eccetera, eccetera, questo si vedrà. Ma ad ogni modo il dato principale è che creare 800, quasi 800 posti macchina in questa zona vuol dire svuotare le altre strade da quelli che vengono qua. Pensiamo agli utenti del Burlo, no? L'utente del Burlo cosa faceva fino a poco tempo fa? Cercava parcheggio, parcheggiava in via Battera, parcheggiava in via Costalunga, parcheggiava in tutte le vie viuzze, scusatemi, qua attorno. Adesso deve stare un'ora al Burlo, viene qua anche se a pagamento, mette un euro e va al Burlo. E questo cosa fa? Libera il carico di richiesta di parcheggio sulle vie di circondario e va a vantaggio dei residenti, cambierà la vita perché i residenti troveranno facilmente posto sotto casa, come è giusto che sia. Aggiungo che, proprio in tema di parcheggi, sempre per quanto riguarda il Burlo, come già detto, ma si vede che è sfuggito, già detto mesi fa, il Burlo ha aumentato il numero di parcheggi per le utenze, perché c'è l'ex Opera San Giuseppe che avrà una cinquantina di parcheggi, più un'altra ventina all'interno proprio del comprensorio del Burlo. Questi sono dati che non mi invento io, ma sono in contatto con la direzione tecnica del Burlo che mi ha comunicato questi dati. Quindi veramente in questa zona 750 parcheggi qui nel nuovo compressore ex Maddalena, 50 e quasi 70 nuovi parcheggi attorno al Burlo, il carico di richiesta di parcheggio sulle vie del circondario si abbassa, si dimezza e i residenti troveranno parcheggio. Questa è la risposta, Bernardo, grazie a Roberto Dubs per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. Buona giornata a tutti, grazie. Bernardo, questa è la situazione dal Despar della Maddalena, adesso poi vi faremo vedere anche ovviamente sta diventando una vera e propria frequentazione immediata dei clienti. Bernardo. Allora, abbiamo una telefonata, credo, buongiorno. Pronto? C'è nessuno in linea? Buongiorno? Niente. Allora, mail che dicono: il vaccino copre la variante Delta, la mail letta prima è falsa, senza fonti come questa, ormai è questione di fede e non di scienza. Vabbè. Vabbè, lo dico anch'io. Green Pass, scusa Bernardo, ma sul Green Pass ci sono tutti i dati come la carta d'identità. Ok. Gianluca, torno da te, facci vedere un po' di angoli di questa nuova struttura. Ti chiedo se c'è qualcos'altro oltre al supermercato. Gianluca? Forse cade la linea in quel posto. Allora, se sei ancora in ascolto, ho visto che c'era l'assessore Bini poco fa che veniva intervistato da alcuni colleghi, forse della RAI. E a questo punto potresti anche andare tu a porgli qualche domanda e capire un po' anche il discorso turistico, visto che oggi se ne parla tanto anche sul piccolo, come sta procedendo la pianificazione regionale, sebbene siamo già a metà quasi agosto, ma anche se possono fare un bilancio della situazione. Gianluca. Bernardo, eccomi. Vai dall'assessore Bini che ce l'hai là, vai. Ci sono.
Adesso provo ad agganciarlo. Assessore Vini, salve, buongiorno, Tele4, siamo in diretta, permette una piccola domanda? Va bene, grazie. Va bene. Buongiorno, ecco Bernardo, sono riuscito a raggiungere l'assessore regionale Sergio Bini. Assessore, un'inaugurazione importante è quella di oggi per la città di Trieste, ma noi volevamo parlare anche di turismo, ad esempio, come sta procedendo anche nelle interlocuzioni a livello regionale, le strategie per contare sempre di più sulla ripresa turistica, per mandare avanti ovviamente tutti i servizi del territorio. Ci sono novità in arrivo? Ma quello che io vi posso dire è che la regione Friuli Venezia Giulia sta vivendo un momento davvero magico, davvero importante. Questo non lo dice l'assessore all'attività produttiva e al turismo, che potrebbe sembrare leggermente di parte, ma lo dicono i numeri nazionali. Guardate, sia per quanto riguarda le attività produttive, stiamo riscontrando una serie di aperture importanti nella nostra regione, tradotto numeri importanti da un punto di vista occupazionale. Oggi ne è una dimostrazione, inauguriamo un centro che darà lavoro e dà lavoro a 47 persone. Dal punto di vista turistico, senza dimenticarci che ci troviamo ancora in un periodo un po' complicato, non normale, i numeri parlano chiaro, noi abbiamo diverse località sia in montagna sia al mare di sold out. E poi insomma le importanti risorse che la nostra regione, che l'amministrazione Fedriga ha messo a disposizione del comparto, ricordo i 25 milioni per quanto riguarda le strutture ricettive, ricordo gli oltre 60 milioni di euro messi a disposizione per la riqualificazione di tutti i poli montani, insomma risorse che non si vedevano da anni. Quello che io adesso chiederò alle mie strutture sarà di correre e mettere a terra insomma tutti i progetti che noi abbiamo, e stiamo investendo parecchio sul nostro futuro. Grazie assessore, grazie, a voi, grazie, grazie a voi. Una buona giornata, grazie, salve. Bernardo, questa è la risposta dell'assessore Bini, adesso noi proveremo anche a intercettare altre persone, vedremo tutto nel servizio di stasera ovviamente del nostro telegiornale, so che la diretta sta finendo, quindi Bernardo ti ringrazio e ti restituisco la linea. Bene, allora noi torniamo in diretta ma solo per un minutino prima di dare spazio alla pubblicità. Sì, è vero, mi è arrivata un'altra mail. Sì, è vero, prova a controllare su quello cartaceo, nome, cognome, data di nascita, dosi, date. Non metto in dubbio, non so, una volta approvato e appurato che questo documento ha tutti i dati, non so quale sia, mi passa il termine, il problema. Come abbiamo appreso anche oggi dalla stampa, il Green Pass non può essere controllato non ci può essere riscontro del suo controllo attraverso una carta d'identità o una patente o un altro documento da un esercente o da un ristoratore. Quindi nel momento in cui io presento il mio Green Pass e faccio vedere attraverso poi l'app valida che quel Green Pass è vero, l'esercente non mi può chiedere un documento, in teoria, come abbiamo letto anche oggi dal Piccolo. Quindi io potrei andare col Green Pass di un mio amico e far vedere che ce l'ho, in realtà non è il mio. Quindi sì, contiene tutti i dati, il nodo che è stato sollevato ieri, che è riportato oggi dal Piccolo, così come dalla stampa nazionale, è che non vi è una possibilità di comparazione fra Green Pass e documento in determinate categorie. È chiaro che in aeroporto lo si può fare, perché c'è una regola specifica del controllo dei documenti, eccetera. Però in un bar, quando mi siedo, l'esercente non è tenuto a farlo e questo solleva un determinato numero di quesiti. Questo è il quadro, non vado a commentarlo, vado solo a spiegarlo. Ci fermiamo per quanto riguarda Sveglia Trieste, si ritorna domani mattina alle 7, come ogni giorno, arrivederci a tutti, grazie.